Amiche ed amici, buonasera dalla palestra comunale di Ritiro. Emanuele Franciò commenterà per voi questa partita. Vedete che manca circa un quarto d'ora all'inizio del match. Ci sentiamo dopo per commentare questo incontro, la gara 1 tra Castarea Basket e DR Reggio Calabria. Mi chiamo Antonio Venuti e sono amministratore delegato delle Cristalline. L'azienda nasce nell'83, il fondatore è stato mio padre. Inizialmente nasce come azienda nel settore delle pulizie. Successivamente modifichiamo lo status dell'azienda implementando con altri servizi. Abbiamo suddiviso l'azienda in varie divisioni. In particolare ci siamo specializzati in servizi e sistemi per l'igiene ambientale. Eseguiamo attività di pulizie ordinarie e straordinarie. La divisione PEST, dove sostanzialmente eseguiamo attività di disinfestazione e di monitoraggio HACCP. Noi cerchiamo sempre di trovare dei sistemi innovativi, ma soprattutto che è un sistema totalmente ecologico, che non ha delle emissioni nell'ambiente e quindi ci permette di risolvere il problema senza utilizzare possibilmente prodotti chimici. Seguiamo tutta la filiera dell'industria alimentare. Divisione prevenzione e sicurezza, dove ci occupiamo di attività di sanificazione, di impianti di condizionamento, il controllo sulla legionella, qualità delle acque e la gestione di qualsiasi componente infestante negli ambienti. Poi infine abbiamo aperto la divisione commerciale, dove andiamo a commercializzare prodotti a nostro marchio per la pulizia industriale. La nostra forza è quella di essere capillarizzati su tutto il territorio sud Italia. Contiamo ad oggi circa 100 operatori, tra di cui entomologi e biologi che ci permettono di fare il salto di qualità. Questo fa sicuramente la differenza. La Cristalline è stata costituita da mio padre, che fin da subito ci ha trasferito il valore della famiglia e l'importanza della serietà, del lavoro e della professionalità. Questa oggi è la nostra forza del nostro settore. Questo è quello che vorremmo noi trasferire ai nostri figli.
unicità è la condizione di essere uno ed uno solo. Non sarà possibile trovare una seconda copia di un occhiale. Firmato Ottica Garreffa. L'Ottica Garreffa è il punto di riferimento per la cura e il benessere dei vostri occhi. Affidatevi alla nostra esperienza, scegliendo ausili e supporti visivi della migliore qualità, abbinando gusto e stile delle più esclusive griffe. Ottica Garreffa di Daniele Garreffa, a Messina, in Piazza Fulci 3. Telefono 090 60 10 204. Amici, buonasera dalla palestra comunale di Ritiro. Stasera basket maschile, gara 1 della post season della Serie C siciliana calabrese Memorial Item Fatallà. Non sono solo, perché questa sera ho il privilegio di avere accanto a me l'amico e collega Giovanni Matrici, che saluto. Buonasera Giovanni. Il privilegio è tutto mio, io ritrovo Emanuele, siamo finalmente ancora insieme, cioè ricordando i tempi andati, forse dovremmo aprire qualche libro dei ricordi, qualche amatore Messina Audax o qualcosa del genere, è possibile. Siamo pronti per goderci questo playoff, ricordando che insomma ieri finalmente sono aperte le danze con la vittoria della Cultura di Messina contro Catanzaro, e oggi c'è un bel twist di partite. Tutti vogliono questa vinta regionale, e in campo scende l'unico ponte dello stretto che ci piace, quello cestistico. Vedremo un attimino come andrà. Ovviamente, piccole note a margine, in stagione Castanea 2-0 con la DR. DR che ha vinto la sua prima partita su in C-Gold l'anno scorso al Parussello, proprio contro il giallo viola. Tantissimi temi, ovviamente ci attende una grandissima gara. E tra i 10 Antonio Smorto, che è forse l'uomo più rappresentativo dei bianco-blu, sappiamo che non è al top, vedremo se scenderà in campo. Dall'altra parte invece c'era qualche dubbio, c'è o non c'è? Non c'è Denafs, insomma, è l'indisponibile di lungo corso per coach Dani Baldaro, fresco 59. Allora abbiamo fatto anche gli auguri a Dani Baldaro, avevo un sacco di informazioni già Giovanni, cercherò di darvene qualcuna anche io. Cominciamo intanto dagli arbitri. Gli arbitri sono i signori
Federico Pulilisi, Piaci Catena, primo arbitro, Sorrabio, signor Paolo Pulvirenti di Masca Lucia, provincia di Catania, e ufficiali di campo, la signora Luciana Righetano di San Pier Niceto, segna punti, 24 secondi, Angela Pantelli, San Filippo del Mela, cronometrista il signor Maurizio Accordino di Patti, cioè, appunto si tratta della gara 1 di questa post season. La semifinale playoff di quello che è chiamato, diciamo, il lato giallo del tabellone, perché da questa parte si sfidano Basket School Messina e Cus Catania, che giocheranno praticamente oggi in contemporanea, Castanea e DR. Dall'altra parte del tabellone il playoff arancio, Fortitudo contro Catanzaro, si è già giocato ieri, ha vinto la Fortitudo, e l'Orsa di Barcellona sfida invece l'Alfa Catania oggi. Gioca, che partita è stata quella ieri, Fortitudo Catanzaro? Ovviamente i pronostici sono tutti per la Fortitudo, però di sua Catanzaro bella a intermittenza, probabilmente ha fatto tanto in momenti probabilmente sbagliati del match. Fortitudo con il fattore campo classico, Fortitudo più avanti favorito nel passaggio del turno, e indubbiamente non è stato soltanto il canestro di Claudio Cavalieri che sta impazzando sui social, il canestro dell'allenatore al gioco fermo, che ha fatto anche arrabbiare la formazione giallorossa, e che chiaramente diventerà virale ed è già virale a mezzo solo, perché deve realizzare l'allenatore in un momento morto, chiaramente è un qualcosa di impattante. Piccole curiosità relative a questa sfida, stagione 2001-2002, Giovanni Rugolo era un giocatore alla corte di Dani Baldaro, che all'epoca era il terzo allenatore della Pallacanestro Messina all'interno della formazione di Serie A2, dove il capo allenatore era Giovanni Pettichizzi, c'era Nino Coppolino, c'era chiaramente Dani Baldaro come terzo, una bella formazione con Brian Oliver, che conosciamo molto bene sia a Reggio Calabria che a Messina, giocatori come Manuel Taruzzo, Luca Visconti, eccetera, eccetera, bei, bei ricordi. E un giovane Giovanni Rugolo, classe 81, giocava proprio qui a Messina. Per quanto riguarda la sfida, Castanea è una formazione che fa dell'energia, la propria arma fondamentale, con tanti giovani di valore, però chiaramente sotto canestro c'è Shakir, che è uno dei miei giocatori preferiti, energia Andrea Bavino ritrovato, è l'asse playmaker che può sicuramente provare a dominare questa serie. Dall'altra parte facciamo grande grande attenzione all'estero dell'ultimo arrivato, l'uomo playoff, ovvero Vladimir Rajačić, che grazie alle sue triple e alla sua furbizia, non è sicuramente nato ieri, può dare quel quid in più, una formazione molto molto giovane e dal tasso di rigidità veramente ampio. Secondo me sarà una bella serie. Sicuramente. Andiamo velocemente a darvi le formazioni, partiamo ovviamente dagli ospiti della DR Reggio Calabria, con il numero 1 Marcialò, con il numero 2 Manisi, con il numero 5 Pisapia, con il numero 6 Ripepi, con il numero 8 Romeo, con il numero 10 Romano, con il numero 13 Pandolfi, con il numero 15 Rajačić, con il numero 20 Sulfaro, con il numero 33 Collier Broms, con il numero 55 il capitano Laganà, con il numero 77 Smorto, l'allenatore il signor Ruolo, gli assistenti Marcialò e Pandolfi, l'accompagnatore Sacca, il Castanea, con il numero 1, con il numero 0 Banin, con il numero 1 Seslija, con il numero 2 Tropia, con il numero 3 Lopkov, con il numero 8 Shakir, con il numero 9 Corti, con il numero 10 Ofsteteris, con il numero 13 Janic, con il numero 16 Ponsu Donato, con il numero 25 De Leon. L'allenatore è il signor Baldaro, l'assistente, gli assistenti Frisende e Biondo, accompagnatore Sacca e tutti gli arbitri Spampinato. Ci avete gentilmente segnalato un po' qualche problema sul microfono leggermente metallico, stiamo cercando di sistemare, in caso ovviamente nei tempi tecnici cercheremo ovviamente di migliorare la qualità dell'audio, vi preghiamo di avere un po' di pazienza, dovrebbe essere un po' migliorata la situazione al momento in cui sto parlando, comunque fateci sapere in ogni caso, e grazie per il feedback.
abbiamo un bel parterre qui, abbiamo Stefano Marisi, insomma, ha fatto l'ottima pallacanestro da giocatore, ora allena Fortuna Messina insieme a Claudio Cavalieri, ha giocato alla Mezza, gioca alla Vissera e gioca Labria, ha vinto tanto in carriera, capo d'Orlando su tutti. Abbiamo anche poi il capo d'Orlando Matteo Laganà, terzo genito di Lucio, a tifare per il cugino Federico Romeo, figlio di Ciccio, che gioca proprio alla corte di Giovanni Ruvolo. Sono curiosissimo di vedere i puntetti per capire se rispetto alla stagione regolare cambierà qualcosa, ricordando nel playoff si riparte allo 0-0. Il fattore campo è il punto fondamentale, però è come se fosse un campionato a parte, e da sempre gara 1 rappresenta qualcosa in più perché va a indicare molto spesso gli andamenti. Vedremo se la DR avrà la forza e il potenziale per competere contro una squadra che in campionato ha sempre dominato contro i bianco-blu. In travello ovviamente Rajačić, sappiamo che Luca Laganà, il capitano, non è al top, ha affrontato una stagione veramente molto molto complicata, e a proposito Matteo ha riabbracciato anche il suo fratello maggiore Luca, e questo non va dimenticato. In travello Ripepi, in travello Marco Manisi, Kevin Pandolfi, Jackson Collerbombs e Rajačić, questo è il quintetto dei bianco-blu. Dall'altra parte Lobuchov sicuramente, Giordano Shakir col numero 8, in cabina di regia c'è Andrea Panin, nell'utopia, e dovremmo esserci, insomma dovremmo proprio essere pronti. Ricordiamo c'è De Leon ex Furio. Sì, c'è ovviamente maglia bianca per la squadra di casa con bordi giallo-viola del Castanea, maglia blu con bordi gialli per la formazione ospite. Al salto Lobuchov contro Collerbombs, due abilità anche di questo campionato, vedremo se la partita ci regalerà anche sprazzi di Showtime. Bello il 5-3-2 playmaker, Andrea Panin e Marco Manisi. Tutto pronto per la palla a 2, la vince la DR che va subito in attacco, c'è subito un contatto non fischiato. Il tiro, subito ci prova Manisi, ma c'è il rimbalzo, può ripartire il Castanea in attacco. Giovanni, secondo te dove si giocherà questa partita dal punto di vista della... di Giordano Shakir, subito a segno 3-0. Marco Manisi è pronto sul destino a prendersi questo possesso, è il secondo possesso offensivo della DR. C'è un pick and roll, ma la finisce sul piede, però il Giordano Shakir si ripartirà con la rimessa in zona offensiva per i bianco-blu. 3-0, subito bomba centrale, giocatore capitolino Giordano Shakir, sta dimostrando di essere un giocatore dalla caratura realmente elevatissima. Assolutamente Giovanni. Pallone complicatissimo, lo realizza. Canestrone della giornata fino al momento, 3-2. Gran canestro Giovanni, gran canestro davvero del giocatore ospite. Però ovviamente il Castanea, come aveva sottolineato Giovanni nel prepartito, deve fare a meno di Dena, su Fortuna alla mano, che ha privato il Castanea di uno dei suoi migliori giocatori. Non l'ha privata per fortuna di coach Baldaro, di Giordano Shakir, che mette la seconda tripla. Seconda bomba di Giordano Shakir per la contrattaccare. Giovanni Ruvolo si alza la mattina, anche Fabio Luca la gamba pronta ad incoraggiare i suoi. È presente una ricchissima rappresentanza anche di supporters di Reggio Calabria, il presidente Roberto Fernandez. Bomba di Rajačić, erano scaduti i 24, 8 e 16 sul fenomeno. Attenzione perché Shakir è in striscia, 2 su 2. Impossibile sentire i 24 per i giocatori in campo, Giovanni, perché c'è davvero un
livello molto alto del volume fatto dai partecipanti. Riceviamo intanto sempre il feedback sul microfono. Io in cuffia sento abbastanza bene la qualità. Qui ha provato subito Shakir, subito molto determinato Giovanni. Shakir dovrebbe essere a mio avviso uno fra i lunghi rivelazione del torneo, rivelazione perché ovviamente non lo conoscevamo a queste latitudini, in questi campionati, ma il giocatore romano ormai è forse il lungo moderno, lungo che sa tirare da tre punti ma sa anche farsi valere vicino al canestro. Tanti anni fa, quasi, anzi più di un ventennio fa, realizza il primo nel frattempo il numero 8, Giordano Shakir. Mi dicono che sia fantastico, viene che si prova ad inseguire Marco Manzi, che è che con lui più sbagliato d'Italia, anche comunque lo chiamano Manzi, prova a attaccare Raya Cicci, subisce il fallo. Devo dire che Emanuele la farà sua questa cosa, io vorrei diventare promotore del cognome chiuso di Marco Manzi, ma anche io l'ho sbagliato tantissime volte durante l'anno. Attacca la Tiere, proprio con Raya Cicci, con il pallone, seguiamo questo attacco. Andrea ripete, se la va a prendere Marco Manzi, l'otto di Poglia Doms, la bomba di Marco Manzi non va, a rimbalzo c'è Teleon, e seguiamo l'attacco Castania, Emanuele. Sì, ha provato ancora a rompere il digiuno da tre punti la DR, intanto Shakir finta è consegnato, no, poi effettivamente consegna, arriva il tiro di Drupia, un po' molle sulle gambe, c'è il rimbalzo offensivo del giocatore palermitano e però sbaglia, si arrabbia un po' anche la panchina, poi riparte, trova la bomba stavolta Rajačić. È il gioco che predilige Giovanni Rugolo, Rajačić fondamentalmente da quando è arrivato è migliorato partita per partita. Comodenze prova ad emulare le gesta dell'allenatore da giocatore di Coach Rugolo, per chi se lo ricorda. Attacca nel frattempo Castanea, in campo c'è Nello Trupia da Palermo con trascorsi in Calabria, ha fatto un po' di giovanile al Cap di Cosenza, infrazione di passi di Giordano Shakir, applausi da parte della panchina di R che proverà a rimpuzzare ancora di più il gap. Giovanni, un coach Rugolo che ricordiamo anche con la maglia del CUS Messina ai campionati universitari a fare sfracello di canestri, a portare Messina varie volte, anche due volte alle fasi nazionali. Sì, me lo ricordo molto bene, ricordo un fantastico Cusfredo del CUS Messina che dispensava fisicità, ricordo anche i tempi del Torre Giocalato. Reggio che poi in quegli anni raggiunse per due volte le finali nazionali. Da quest'anno, grazie all'operato di Ciccio Romeo, il CUS Reggio è tornato all'attività cestistica. Piccola nota a margine, è arrivato anche Coach Cavalieri sugli spalti, che osserva anche se dall'altra parte del tabellone, come raccontava prima Emanuele, all'interno di questi playoff. Attacca Andrea Banin, colpo Lemling, torna indietro dalla stessa posizione di prima Giordano Shakir, questa volta sporca le sue percentuali per attaccare la Tiere, con Marco Manzi in regia. Seguiamo la diretta, Marco Manzi con la bomba in faccia all'avversario, realizza, è il pari da tre punti Marco Manzi, 3 Tiere, 6-0 di parziale. Lo ricordiamo Giovanni, infatti anche agli amici che ci, alle amiche e agli amici che ci ascoltano, perché infatti si chiama playoff giallo e arancio, perché in realtà non è un unico playoff, sono due, perché ci sono in palio due promozioni per chi vincerà questi playoff e in più ci sarà un'ulteriore promozione in palio per le perdenti delle finali, quindi è chiaro che già superare il primo turno dà grandi chance comunque di poter agguantare una di queste promozioni, quantomeno ne dà due, perché ci sarebbe la finale e poi la finalina, diciamo così. Io saluto Manuela che chiaramente ti corregge, c'è il Trupia che è in centro, non di Palermo. Avete ragione. Loro con la penna rossa per Emanuele, commentiamo l'attacco di ora a caccia del vantaggio. Andrea Rutevi passa la palla a Kevin Pandoni. Lo è scritto il blocco di Rai, ha fatto ancora un tiro pazzesco e pazzo. Andrea Rutevi per due liberi, il fallo di Teleon che durante l'anno ha giocato nel girone della Campania con il Forio, che è il fallino di coda
del campionato campano, che è pronto per la retrocessione in C, anche se parlare di retrocessione ovviamente è un qualcosa di esagerato, complice la riforma dei campionati, è proprio in quel giro. Primo vantaggio bianco più, realizza il classe 1995 per il Pandolfi, che poi anche lui rischia di campione di Serie C. C'è il primo sorpasso da parte della squadra ospite, che è il Pandolfi, che poi qui a Messina gioca nel Basket School, quindi comunque un giocatore ben noto a queste latitudini. De Leon prende l'iniziativa, si butta contro tutta la difesa, sbaglia, non c'è rimbalzo, riparte velocissima la ADR, poi la penetrazione, non c'è il fallo, c'è il recupero di Giordano Chakir. Banin anche lui, che ha giocato uno spezzone nella VIS la scorsa stagione, poi la palla persa, siamo già dall'altro lato, ritmi indiavolati da una parte e dall'altra, qui la palla balla sul ferro, poi non entra, Banin, il pallone dentro, De Leon, c'era il taglio di Trupia, poi toccato il pallone a Chakir, prova Banin in azione solitaria, prende il ferro, poi il recupero, quasi un po' di attacco garibaldini. Assolutamente, ha provato per due volte col suo terzo tempo power, Marco della casa non era male, proprio lui prova la bomba dall'angolo, non va a rimbalzo, fa buona guardia Giordano Chakir, apertura per Andrea Banin che prova a spingere, Lopice contro la legge, si gioca l'attacco dei giallo-viola come se parlassimo dei Los Angeles Lakers, attacca Banin la bomba ancora sul ferro, a rimbalzo il solito in regino, la scuola rubata, Andrea Ripetti, insomma anche lui dialoga sui distanti, c'è Madonna che ha il suo compagno di giovanile, e poi tempo bomba stratosferica di Kevin Pandolfi, il chitarrista, dicevi giustamente tu, l'anno scorso di questi tempi Kevin Pandolfi era una delle pedine che non ti aspetti, è inserito nel momento clou magari da Pippo Sidoti alla Basket School, in quella Basket School che perse una finalissima bellissima contro il Green di Palermo, dove probabilmente in quella serie si è vista la differenza tra avere giocatori realmente di un'altra categoria, anche perché Peppe Caronna in quella serie ha fatto la differenza dal punto di vista strettamente fisico. E, insomma, 8-13, time out chiamato da Dani Baldaro, Castanea che era partita a 1000 con le bombe di Chakir, la DR sta mostrando il carattere che ci ha fatto vedere nella seconda parte di campionato, però chiaramente è una gara ancora tutta da scrivere. Piccola parentesi, ho rivisto con piacere Simona Grillo, che è presidente allenatrice della formazione del San Matteo, che ieri hai avuto il piacere di conquistare. Sì, ieri ha conquistato il secondo posto, insomma si è giocata la finale contro la Rainbow Via Grande, campionessa regionale Serie B, che poi andrà agli spareggi. Un buon campionato per il San Matteo, a un certo punto era quasi compromesso, non era riuscito, era uscito diciamo dalle prime quattro, l'obiettivo dei playoff, poi l'ha ciuffato, è riuscito anche a superare in semifinale il Palermo e poi a giocarsi questa finalissima sempre in questo impianto. Si può riprendere dopo il time out inevitabile del Castanea, che era partito 8-2 a un certo punto, quindi il parziale è di 11-0. Vediamo se è fortissimo, grazie alle bombe di Rajacic, Manici e Pandolfi, adesso attaccano il giallo-viola, Lopucio che esce dai blocchi delle 11, la va a prendere il numero 25 proprio contro Pandolfi, è una giocata importante, è entrato in campo anche il giovanissimo Janic per la formazione di coach Baldaro proprio dopo il time out, alto e basso che non si concretizza, Banin impedisce la sala calata a Leone, contro scarico per Janic, palla in posto Chakir, se mi gancio e realizza, è una giocata nazionale che voleva andare in Baldaro. Sì, un Chakir che sta facendo pentole e coperchi in questo inizio con 8 punti, d'altra parte però pensa per un attimo alla tripla, poi si butta dentro lo scarico, l'idea era buona però non c'era il posizionamento del compagno, si ricolleghiamo al discorso di prima, è entrato in campo il numero 77 Antonio Smorto, esordio per lui dopo un infortunio molto molto fastidioso e l'ha tenuto in out
per la fase clou, chiaramente la dirigenza di Ere si aspetta tanto dal suo talento e la sua fuori categoria di questa squadra. Attacca Janic, passaggio per Lopuc con la mano esterna contro Rajic, poi con gran canestro Castanea si rifà sotto con grinta avvicinandosi al cerchio. Castanea, squadra giovane che vive anche di esaltazione, qui bellissimo il canestro. Ora si sta cominciando a segnare con discreta continuità Janic per Banini che mette la quinta, poi arriva la stoppata di Pandolfi, ma la palla stava scendendo, dice l'arbitro, e quindi canestro valido. Ci vorrebbe il replay, Giovanni, ma non ce l'abbiamo. Allora, Kevin Pandolfi non è nuovo a questa tipologia di situazioni, perché salta veramente tantissimo e molto spesso ci prova a volare ancora più su. E ovviamente bomba di mani si è ollato, quindi la DR è super viva. Castanea ha capito che deve avvicinarsi al canestro, anche perché Collier Bromes appare un po' solo vicino al canestro. Se ne accorge Cocciuolo, che rimanda in campo subito energico Andrea Ripetti. Tutto in più tempo trae succede sul palleggio. Collier Bromes, Ripetti, Smorto e Marco Mani. Si attacca proprio Raesi, si riflette, poteva tirare probabilmente. Da tempo nel terzo tempo scarica per i capi di un buon tiratore e realizza alla tabella. Questa non si dichiara, nelle sale a biliardo vale tantissimo. Vale tantissimo, poi sono particolari i canestri qui alla palestra ritiro old style, lo vedete anche dal parquet. Più bello il movimento di Janic, che poi non trova la misura nell'ultimo passaggio, ma aveva fatto una bella azione, ci prova ancora da fuori, non va stavolta la tripla. Prova a bombardare da fuori la DR, intanto Banin vede a rimorchio Giordano Shakir, non va la sua tripla, c'è una spinta al rimbalzo, dice il signor Puglisi che era l'arbitro più distante. Ovviamente occhi particolari su Giordano Shakir e sulle sue bombe centrali, se lo lasci poco più solo da lì non sbaglia mai, è la sua posizione. 14-18, il massimo vantaggio di R non è il massimo vantaggio complessivo che appartiene al Castanea. Primo quarto godibile e dalle due facce, però partita ancora tutta da scrivere assolutamente. Già si prepara un cambio per il Castanea, vuole trovare la migliore quadratura in questo inizio. Fallo stavolta fischiato la signor Pulvirenti. Allora, subito da Antonio Smorto, che tanti ricorderanno in Serie B dominando fino a qualche annetto fa, poi un brutto infortunio, una carriera anche in televisione anche abbastanza intensa, una carriera imprenditoriale parallela e poi l'amore per il basket, ovviamente il suo cambio alla corte di Giovanni Rola, campionato in corso, proprio lui, numero 77, vuole l'unico per due più ridotto. In lunetta Smorto mette il primo, punta più 5 il vantaggio, sbaglia il secondo Shakir, fa buona guardia, continua il lungo romano a presidiare i tabelloni al meglio. Attenzione alla novità sul cubo dei cambi, tra il capitano Luca Laganà davanti agli occhi attenti del fratello Matteo sugli spalti. Banin finta la tripla, prova a scardinare la difesa in qualche maniera, questa volta passando la palla per Nicola Iani, c'è ancora Lopez con la bomba, non va, rimbalzo, fa buona guardia, c'è il secondo di Lopez. Smorto che si mette c'è un contatto, la rimessa sarà per il Castanea, palla persa da Antonio Smorto. Sì, c'era stata l'occasione per Banin di servire il lungo sul cambio, però non è arrivato il tempo perché è stata rapidissima comunque la formazione ospite a cambiare con il lungo col piccolo. Adesso ovviamente attenzione agli equilibri, perché è la prima volta che si siede in panchina con le Bronx. Vedremo come reagirà la difesa di Oro. Qui c'è un grandissimo canestro per farlo, un giovane di grandissime speranze come Nicola Janic, che ho avuto il piacere di vedere anche l'anno scorso nei campioni d'eccellenza, un giovane di assoluta speranza per tutto il movimento. Sì, un giocatore assolutamente interessante, lo sta dimostrando qui, ha messo
un gran canestro col fallo. Di questo primo periodo, attenzione del capitano, una classe 1991, inizia a palleggiare, ma non posso continuare a fare un attacco, la tua dice sì, e fa un attacco, arriva una samba brasiliana, parata la terra, davanti alla panina, per esultare sullo sfondo ricevuto. Sì, è stato bravo e coraggioso a prendere lo sfondo, effettivamente si è piazzato fuori dallo smile, corpo fermo, busto fermo, poi il movimento è andato a penalizzare l'attacco. C'è il cambio, Giovanni, sulla panchina. DR entra Federico Romeo, esordio per lui, si va a colare in panchina proprio Andrea Ripeti, dunque si abbassa notevolmente il quintetto di Guaccio Rugolo con Raya Cicella Canà sotto canestro e Antonio Smorto che aggira praticamente da ala piccola. Attacca Castanea per gli ultimi 30 secondi, almeno due possessi in questo primo periodo. E a portare palla c'è Banin per il Castanea. Castanea che prova il canestro, ma mi sembra che l'arbitro non lo convalidi. Fallo è avvenuto prima. Fondamentalmente segnalazione inversa, perché l'altro arbitro ha segnato canestro buono. Azione simile a quella di Adriano Janic dovrebbe essere esclusivamente rimessa per il Castanea, perché non ci sia il bonus alzato, c'è il bonus alzato, saranno due tiri liberi per Andrea Banin con opportunità di pareggiare i conti e di sorpassare l'avversario. Sì, un... Anzi no, chiedo scusa, il punteggio di 17-19, quindi di pareggiare i conti. Sì, un bel primo colore 0-0 Giovanni, perché sì. Si riparte, no, ovviamente. Scherziamo, purtroppo sistemando il tabellone, dovrebbe essere 18-19 se non ricordo male. Sì, ogni tanto comunque fa anche le bizze, ovviamente l'impianto, e va il merito comunque al Castanea di aver ripristinato, il Castanea che ha in concessione, in gestione l'impianto, ha ripristinato una buona insomma è diventato usufruibile la palestra, che ovviamente non mi spiace per niente questo impianto, devo dire, spero che anche la parte antistante venga ristrutturata, perché è un palazzetto che può dare tanto a tutto il movimento siciliano. Sono contento di questa grandissima linea, è chiaro che è un momento importante in chiave statale grazie ai fondi del PNRR. Speriamo che anche le strutture cestistiche vengano un attimino rimodernate, questo sarebbe l'obiettivo di tutti a tutte le latitudini. So che si inizierà o si sta lavorando già al Pala San Filippo, che insomma tu ricorderai molto meglio di me, la stessa cosa sta avvenendo contemporaneamente al Pala Calafiore con piccoli restyling a Reggio Calabria, anche perché piazze come questa meritano probabilmente anche l'arrivo della nazione italiana per dare un minimo di qualità a un movimento che vogliamo fare. Giocare, il nostro primo quarto, attacca Reggio Calabria, Raecic, chiede l'isolation, 7 secondi, Vladimir Raecic, terzo campo power, da 2, sbaglia, attenzione a Banin, 2 secondi, 1 da campo, Andrea Banin, non fa, esatto, 19 pari, equilibrio, dopo un Castanea che era scappato nella prima parte del primo quarto, una Pierre che con forza e vitalità ha rimontato e passato in vantaggio, a dimostrazione che realmente può succedere di tutto. È chiaro che qui al Palazzetto di Ritiro c'è un fortissimo fattore campo per un Castanea che, ricordiamo, l'ha vinto anche a Reggio Calabria, a tutti i favori del pronostico. Eh sì, però quella è la stagione regolare, questi sono playoff, noi andiamo in pausa per un minutino e poi torniamo ovviamente per il secondo quarto. We'll be right back.
riprendiamo la linea in diretta dalla palestra comunale di ritiro. Giovanni Mafrici e Emanuele Franciò al commento di questa gara della dei playoff serie C Gold Sicilia Calabria Memorial Item Fadallà. Ripartiamo dal 19-19. Attacca Castanea, Giordano Sciacquino in post basso contro la Granata, due realizza e riparte da dove aveva iniziato il primo quarto. Sta provando a dominare il capitolino, 21-19. Capiero adesso vuole provare a pareggiare i conti e a ritornare in vantaggio. Federico Romeo, Israele, fino a tempo, con la mano esterna, non va, si sbatte Luca Lana, extra possesso, Romeo per Marco Marisi, Marco Marisi da due punti, non va ancora, bravissimo capitano, Luca Lana non va a rimbalzo, c'è Giordano Shakira, ancora lui. Sì, sfortunata in tre occasioni consecutive la formazione di Reggio Calabria, qui sbaglia il tentativo, Panin ha trovato una soluzione quasi da campetto, stile ovviamente di un play alla Jason Williams. Qui c'è il fallo fischiato alla difesa, ci saranno soltanto rimessa, sarà soltanto rimessa per Reggio Calabria. Un cambio nelle file del Castanea, entra Ponzu, andando a ripilare i quintetti, Giordano Shakir, Janic, Ponzu, Ofteteris e Vanin per i giallo-viola, i padroni di casa, l'altra parte la DR schiera, Romeo Manisi, Raiz Cilaganà e Antonio Smorto. 9 minuti e un secondo, 2 punti a recuperare per i bianco-blu, adesso la rimessa. Può ripartire il pallone sempre nelle mani dell'ex Basket School Romeo. Intanto poi arriva quasi l'isolamento per la triplona di Smorto. Eh sì, è la seconda, prima era Kevin Pandolfi, ora Antonio Smorto, hanno fatto le giornate insieme alla scuola di Basket Viola, complimenti a loro, sul passo di R del Pro 22. Arrivato il controsorpasso, Ofsteteris mette palla per terra, poi però la perde, ma c'è un fischio da parte dell'arbitro, forse sulla palla persa. Fallo ad Antonio Smorto, che non è completamente d'accordo sul fischio arbitrale, tant'è che per evitare di incorrere in sanzioni inizia ad allontanarsi. C'è un cambio, ritorna in campo Kevin Pandolfi, vedremo riuscirà, forse è proprio il numero 77, è proprio così. È il secondo fallo per Antonio Smorto. Giovanni, un giocatore in generale nel basket può cambiare una squadra, perché sappiamo che un giocatore 40 minuti in più in una rotazione cambia tutto. Il colpaccio di aver preso Smorto comunque cambia tanto per la DR, non è più la squadra che era prima, è una squadra che ha un giocatore di grande esperienza, qualità e categoria superiore. Però c'è da dire che con il massimo rispetto per Antonio Smorto, che è inattivo da un po' di tempo, la DR per ragioni prettamente lavorative ha perso in corso d'opera il condottiero Giovanni Scialabba, che per chi l'ha visto giocare è un giocatore straordinario. Ricollegandomi a cosa ha perso Dani Baldaro, perché giocare senza l'estero di Davis Denafs non è un qualcosa di calcolabile come entità del danno. Attaccano proprio il giallo viola, Giordano Cicchini cerca la magata, saranno tre tiri liberi per lui, attenzione che stava anche per realizzare, c'è il fallo di Naganà che non è solamente accorto sul fischio, curvata di Giordano Cicchini che con mestiere si va a prendere tre personali per riportare in vantaggio Castanea. Eh sì, è stato bravo perché comunque ha cercato il contatto, ma è anche vero, comunque dal regolamento il giocatore che tira ha anche il diritto di riatterrare in uno spazio libero, è andato a impattare con la canale, abbiamo visto pure nei playoff NBA con Davis dei Lakers, è andato a toccare su una tripla all'ultimo secondo. Sbaglia il primo Shakiri, tanto online come direbbero gli americani, 21-22, 8-15, altri due tentativi per il numero 8. Va, attento, è il tiro molto anni 80, ricorda dei lunghi vecchi a scuola, modello Walter magnifico per capirci, 22 pari. Giocatore assolutamente interessante per la categoria, Giordano Shakiri. Due pari, Marco Mani si regia,
ancora col doppio playmaker, c'è cioè l'altro playmaker, Federico Romeo, questo è il Rajačić. Anche il Shaqiri è incantato, la bocca non lo sa neanche nulla, riparte il punto del giallo viola, prova l'americanata, realizza, contano Shaqiri. La Dior ovviamente non condivide cosa è successo ai danni di Rajačić, forse lui non si rimane in panchina, Marco Mani si sente la risposta, la realizza, ok, la risposta amici sportivi, sorpasso ancora una volta. Stiamo vedendo comunque, Giovanni, una partita assolutamente di ottima qualità per la serie C Gold. Ci possiamo ritenere soddisfatti dal punto di vista tecnico, bellissima la driva, bella anche l'assist di Banin per Shaqiri, che ha recuperato anche un pallone in difesa, continua a riempire le voci del suo tabellino personale, insomma, un giocatore che secondo me l'anno prossimo saranno molte squadre che l'hanno messo sul taccuino. Assolutamente, sono d'accordo con te. Anzi, a dirla tutta sono tanti i giocatori che sono messi in mostra quest'anno in questo campionato. Un altro è per esempio il numero della settimana di Iliad. Giocatore molto molto spettacolare. Sono gli opposti, ma io francamente vorrei entrambi in squadra perché fanno bene tante cose. Poi con questa nuova categoria, Giovanni, che sembra raggiungere, bisognerà anche capire come si riposizioneranno i giocatori. Secondo me vedremo degli erroracci sul mercato, i giocatori decontestualizzati, ma chiaramente aspettiamo di vedere le squadre e i budget, perché quelli, insomma, anche per le nuove promosse saranno un quid fondamentale. Sono molto curioso di capire cosa accadrà. In tutto questo, oltre alla riforma dei campionati, ricordiamoci, riforma dello sport che sta arrivando e tantissime novità per quanto riguarda i parametri. 24 e 25, attacca il bianco blu, Kevin Pandolfi, per Vladimir Rajačić, serve un post, Jackson, Collier, Bones, uno contro uno, accorto, fa buona guardia Shaqiri, con ripartito velocissimo in contropiede, Andrea Banin, scarico per Ospedris, linea di fondo, c'è un contatto, è un super canestro. Numero 10 del Castagnaccio, ancora una volta sorpasso, 26-25, che carattere questo giovanissimo. Sì, è andato a prendersi il contatto e a tirare dopo il contatto, segnando il canestro col fallo. Precedentemente l'arbitro pugliese ha richiamato la panchina del Castanea per le proteste sul fallo di Ponzu, ovviamente. Nei playoff conta ogni centesimo di sforzo anche dalle panchine, quindi è chiaro che sono partite con una posta in palio altissima. Più due Castanea, attacca la Dior, Federico Romeo con la bomba con la mancina è corta, rimbalzaci ancora una volta Giordano e Shaqiri, vedremo se allungherà ancora il più vantaggio Castanea. Panin subisce il fallo è di Kevin Pandolfi, tanto mestiere del playmaker lombardo che senza dubbio condottiero emotivo della formazione giallo-viola, anche se sinceramente al momento la palma di MVP va totalmente nelle mani della canotta numero 8 Giordano Shaqiri. Corre ripari Giovanni Ruolo, che è rimasto in maglietta e soltanto lui potrà sapere quanto è grande la sua voglia di scendere in campo. Penso che se ci fosse un regolamento per scendere in campo in corso d'opera avrebbe già, insomma, usufruito di questo slot. Il cambio è cresciuto per il Pandolfi e ritorna in campo Antonio Smorto, 3 punti da recuperare per una Diere che non sta tirando male. Assolutamente ottime le medie, comunque intanto Banin sbaglia però il secondo libero. Castanea, Giovanni, per evitare di scoprirsi non aveva lasciato nessuno al rimbalzo, perché preferisce far lavorare a difesa schierata Reggio. Lavora bene perché mette un bel canestro con l'unità della casa, adesso quello di Marco Manisi. Manisi con il numero 2 ovviamente prova subito a rispondere Castanea, qui forse c'era una trattenuta però reciproca, cioè Kirri in ogni caso è riuscito a toccare il pallone e alla fine a conquistare un rimbalzo offensivo. Pronto a battere Ospedris, ma è pronto anche un cambio per la formazione giallo-viola, 5.53 sul cronometro,
28 a 27, entra De Leon, fuori Janic, cambio fondamentalmente in ala piccola, anche perché c'è Ponzu accanto a Shakir vicino al canestro. Quintetto altissimo da Retani Baldaro, attacca a Steperis, non sa chi darla, poi serve Ponzu, Ponzu prova passaggio nel pitturato, sbaglio Steperis, fa grande fatica la DR per catturare il rimbalzo e ancora una volta sarà rimessa per il Castanea tra le proteste del pubblico di Reggio Calabria qui alla nostra sinistra. 28-27. Sì, ancora il Castanea che avrà un'altra chance in attacco. Adesso abbiamo provato a migliorare la qualità del microfono. Voglio spingere la DR, ma Marco Mani si finisce nella morsa del Castanea, finisce in out Andrea Banin, sarà rimessa a Bianco-Blu. Troppe incertezze in casa Bianco-Blu, qualche fischio non condiviso che sta ovviamente diventando un addendo emotivo per i Bianco-Blu con Kevin Pandolfi in panchina. Troppi problemi a rimbalzo, le Colle Bromps appare troppo isolato e qui anche problemi nel superare la metà campo. Bisogna guardare un attimino il cerchio perché basta un attimo e il Castanea può diventare spietato, complice un fattore campo intenso e complice la qualità di giocatori come Banin e come Giordano Shakir. Attacca Rajacic. Assolutamente una formazione che in casa può esaltarsi. Intanto frastuono è davvero tanto il canestro di Collier Broms per il 28 a 29. Attacca Castanea, Banin, bello il passaggio per De Leon, il tiro non va, si combatte Tapir, non va, Collier Broms non ce la fa, Ponzu sotto il canestro, infrazione di passi per il numero 16 giallo viola. Tanta fatica nel pitturato per la DR che è in vantaggio, grazie, dicevamo, a delle percentuali importanti. Anche nella gara di campionato la trama era questa. I bianco-blu giovani lo devono provare a resistere. Attacca Rajacic per Federico Romeo, ribaltamento per Marco Malisi che tira da tre senza pensarci troppo. Solo Cotone per Marco Malisi. Giovanni, poi andremo a vedere magari con l'ausilio dell'app della federazione come sta andando da tre punti la formazione ospite, perché sta facendo secondo me davvero le onde. Attenzione perché ci prova ancora, non va il rimbalzo di Hofstederis. Castanea che comunque è là a quattro punti, partita apertissima ovviamente, ancora è presto, prova De Leon e mette una tripla dall'arco. Dicevamo, Giovanni, De Leon, un giocatore che deve sostituire praticamente i punti di Denavs, chiaramente è arrivato a stagione in corso, quindi non è stato facile per lui neanche l'adattamento a nuovi compagni, a una nuova squadra, ma diciamo che il materiale c'è per fare bene. Qui c'è un fallo abbastanza involontario di Giordano Shakir su Smorto, i due si abbracciano, 30-32 il punteggio. Andiamo a leggere anche le statistiche per il Castanea, 3 punti per Andrea Banin, 2 per Lobuchov, 17 per Giordano Shakir che ha realizzato praticamente più della metà dei punti della sua squadra, 3 per Benaf of Tederis, 3 per Janic. Per quanto riguarda invece la DR, 13 punti per Marco Manisi, 3 Andrea Ripepi, 7 Kevin Pandolfi, 3 Rajacic, 2 Collier Broms, 4 Antonio Smorto. Sto scoprendo adesso che Jackson Collier Broms di secondo nome va a Geronimo, ragazzi. Ovviamente sarà un omaggio ai guerrieri valorosi Apache, onestamente è un lottatore e si vede qui anche lotta sul pallone, va a perdersi nei meandri della palestra di ritiro. Speriamo di aver risolto definitivamente i problemi audio. Chiediamo conferma alle nostre amiche e amici che ci seguono. Li salutiamo tutti in chat, sì, sia da Reggio che da Messina. Ma tanto per dirvi,
Siamo a 30 centimetri Giovanni, con le cuffie abbiamo difficoltà a sentirci. Sembriamo gli anziani, quelli là seduti sulle panchine, i novantenni con l'apparecchio acustico, con il massimo rispetto a tutti loro, ma facciamo fatica nel sentirci a vicenda. 30 a 32, 3 minuti e 35 al termine del secondo quarto, abbiamo il finale a Basket School contro Gus Catania, 1-0 Basket School nella serie, bomba di Banin, sorpasso chirurgico Banin, Castanea è più viva che mai. E vedo Giovanni 89-85, insomma una partita che è stata combattuta chiaramente, e niente, i playoff sono un'altra cosa. Assolutamente, Gus Catania anche qui è la squadra che non molla mai, attacca Marco Mani, si fa saltare l'avversario, la struttura manuale, solo Cotone, sta giocando con una personalità importante, il playmaker ex Benevento. 33-34, nuovo vantaggio di Era, attacca Giordano Shakir, parte con eleganza, sembra una pantera, restituzione manuale, canestro ancora, 35-34, gara godibile, Giovanni Lugo lo manda sul cubo dei cambi, classe 2005, Simone Surfaro, fallo in attacco di Andrea Ripepi sul blocco, Andrea Banini va a esultare ancora una volta. Sì, arriva un altro pallone recuperato, c'è pronto un cambio, perché era anche il terzo fallo, Giovanni. Sì, terzo fallo per Andrea Ripepi ed è una nota dolente, anche perché sta facendo fatica al rimbalzo la formazione di coach Rugolo. Adesso si ripropone il tandem con Rajacic adattato a 4, lui che fondamentalmente è un esterno. Dall'altra parte Dani Baldaro furbescamente sta provando molto spesso ad alzare i quintetti, utilizzando il numero 3 e il numero 4 molto molto alti per andare con forza al rimbalzo offensivo e difensivo. Arriva nel frattempo un avvertimento nei confronti di Giovanni Rugolo, che non ha condiviso il fallo in attacco su Andrea Ripepi. Quindi sono entrambe le panchine state richiamate in caso di ulteriori proteste, ci sarà un fallo tecnico. L'antico diceva panchina avvisata, mezza salvata, attacca Janic da due, ancora un canestro. Sì, Hofstedelis dopo il tocco è riuscito a servire il compagno, dall'altra parte ha preso l'autostrada. Sinceramente un fallo al limite dell'antisportivo, Smolto era in volo in contropiede, un po' ingenuo il numero 10 del Castanea Hofstedelis che non sapeva come fermarlo. L'arbitro preferisce non sanzionare l'antisportivo, forse per non alzare il livello dell'arbitraggio e del fischio, forse ci voleva anche stare. 2:23 a giocare, 37-34 vantaggio Castanea. Devo dire, non mi stanno dispiacendo entrambe le squadre, probabilmente la DR con queste percentuali meritava qualcosina in più, però a 2023 per provare quantomeno ad impattare. Adesso il Lunetta, se non sbaglio, volerà Antonio Smorto, che fondamentalmente sta giocando una partita e la partita ai liberi, perché da quando è ritornato non ha più le percentuali che aveva un tempo, servirà del tempo e la testa giusta. Intanto finito il colloquio fra gli arbitri Puglisi e Pulvirenti, che credo che abbiano valutato il fallo, infatti viene corretto in un antisportivo. Giuro che non ho suggerito. Sì, ma c'è da dire pure che l'intervento sì è stato molto irruento, chiamiamolo così. È anche vero che Smorto è entrato a 200 all'ora, quindi in ogni caso un contatto anche di gioco in ogni caso sarebbe stato sanzionato, mentre Banin è a colloquio con il signor Puglisi per una spiegazione. Ma forse è anche meglio così, Giovanni, quando gli arbitri, è una novità che forse deve essere nelle ultime stagioni, andare a valutare poi assieme una decisione, anche quei pochi secondi fanno abbassare la tensione in campo invece di un cambio repentino della decisione che magari può scontentare una o l'altra squadra, scontenterà in ogni caso, ma così forse è meglio. Eh sì, io condivido quello che stai dicendo, attacca Marco Manisi, passaggio per Rajacic, Marco da Shakir, si rinnova la sfida, per leggere tutte le gambe di Rajacic, va dentro il tozzo dentro Paure, c'è il faro di Giordano Shakir, vediamo che fa allora per il numero 8 che al momento è il condottiero numero 1 della formazione del Castanea, insieme ovviamente ad Andrea Banin, pedine imprescindibili per il coach Dani Baldaro. È il secondo fallo per Giordano Shakir, che ovviamente non è mai uscito dal campo. Si riparterà con due tiri liberi per il prodotto giovanile di Casal Pruzzerlengo, settore giovanile al quale sono passati talenti
del calibro di Danilo Gallinari e Pietro Aradori, e non solo ovviamente, dove in gioventù e dove al termine della carriera passò anche il compianto Gustavo Dolotti. 37-35, realizza il primo Rajačić, 36 che lo spiego, 36 punti per Rajačić, diventa 37, è parità e c'è cambio per il Castanea. Sì, pronto a rientrare in campo Trupia col numero 2. Castanea che sapeva che in ogni caso sarebbe stata una serie difficile, al di là poi della differenza dei punti della classifica della stagione regolare, perché sappiamo che poi le formazioni ai playoff cambiano. Qui non va il servizio per Trupia, riparte Reggio velocissima in angolo, preferisce però cambiare posizione, azzerare e ripartire Marco Manici. Dopo blocco, c'è un contatto sul blocco, questa volta la dura in fischia da casa sua Rajačić, mamma mia, ha tirato da Reggio Calabria, amici sportivi. 37-40, 1-34, attacca il Castanea, Giordano Shakir, 3 punti di vantaggio per la DR che in un Aren è ritornata con il pallino del vantaggio in mano da Leon per Janic, potrebbe tirare, Janic preferisce riflettere, passa la palla a De Leon dalla media, lontura, Lizza. De Leon sta impressionando per concretezza, 39-40. De Leon mette 2 punti, poi Giovanni ci aveva messo la mano su quel tiro, più di così che doveva fare. Bomba di Marco Manici, ancora! È incandescente! 39-43, ultimo giro di lancette in questo secondo periodo. Attaccano giallo-viola di Dani Baldaro. 4 punti tra le due squadre, partita lunghissima, emozionante, appassionante, gara 1 di playoff, Andrea Banin, finta, passa la palla a Giordano Shakir, con le bombe ci mette la coscia, 46 secondi, palla al Castanea. Saranno gli ultimi 46 secondi di gara per il Castanea, per cercare di ricucire lo strappo. Pronta la rimessa in zona offensiva per il giallo-viola. Ma asciugate il pallone perché ormai sarà madido di sudore dopo quasi 20 minuti di gioco effettivo. Banin da fondo campo osserva il piazzamento dei compagni, va per la soluzione semplice. Pallone a Trupia, poi Banin prende la linea di fondo, attenzione, deve forzare un tiro effettivamente. Poi attenzione al passaggio lungo intercettato da De Leon, sarebbero stati 2 punti comodi. De Leon adesso prova la tripla, un po' fuori ritmo, forse non ha gestito al meglio questo possesso. Riparte Reggio Calabria, Marco Manici super in palla, probabilmente vorrà tirare l'ultimo tiro. Ragazzi, si resiste, bello il passaggio al collo, bomb, che perde un attimo il tempo, stoppato da Shakir, l'arbitro dice interferenza, canestro buono, sinceramente non me ne sono accorto assolutamente. 39-45, se non vedo male, proteste del pubblico di Fede Castanea, che come me non si sono accorti assolutamente del canestro buono. Questa ce la riguardiamo. 13 secondi, ultimo possesso in mano ai giallo-viola. Il quintetto è Trupia, Banin, Janic, Shakir e De Leon. Dall'altra parte rispondono Marco Manici smorto, Surfaro, Rajačić e con le bombs. Arrivano le proteste anche di Dani Baldaro. A te Emanuele per gli ultimi 13 secondi. Sì, e l'arbitro Pulvirenti ha dato la risposta che chiude ogni discussione. Ho visto così, non c'è poco da dire in quel caso. Intanto, ultimi secondi, De Leon. Il passaggio intercettato, gestito male, l'ultimo possesso Castanea, 39-45, Giovanni, un primo tempo che a mio avviso è andato anche bene per il Castanea, viste le triple che ha messo la DR, 6 punti, tutto sommato sono ancora uno scarto accettabile, visto come è andato. Vedremo nel secondo tempo come si evolverà il match. C'è da sottolineare che fino a 2 minuti circa alla fine Castanea comandava le danze, è una partita molto molto equilibrata e combattuta, è un vantaggio minimo, anche se sono 6 punti. C'è da sottolineare una prestazione balistica al tiro, anche a livello di percentuali, straordinaria per la DR, che chiaramente per portare a casa una vittoria su questo campo così difficile doveva provare con queste percentuali. Dall'altra parte Castanea
bene a sprazzi, se gioca con la testa e si avvicina al canestro ovviamente riesce a far valere la propria fisicità, che è indubbiamente la carta in più. Giordano Shakir, condottiero, Andrea Banin fa e disfa, dall'altra parte c'è un Marco Manisi sontuoso. Per il primo tempo è davvero tutto dalla palestra comunale di Ritiro, rimaniamo ovviamente collegati in diretta, ma andiamo in pausa e ci risentiamo fra 10 minuti per il secondo tempo. We'll be right back.
Riprendiamo la linea in diretta dalla palestra comunale di Ritiro. Abbiamo trovato delle cuffie di fortuna per Giovanni, che non so se mi sente. La fortuna è sempre fondamentale, insomma. Mi senti? Ok. Alle nostre latitudini dico che la fortuna sia delle prostitute, ma questo non si può dire. 39-45, ragazzi, siamo prontissimi per goderci una fantastica seconda parte di gara. Attendiamo i due quintetti dei coach. Da una parte Giovanni Ruola, dall'altra Dani Baldaro, come raccontavamo prima, sono grandi amici, hanno condiviso una bellissima esperienza tanti anni fa, più di 20 anni fa, proprio qui a Messina, nei fasti di Serie A2 della Palestra Messina, e poi volò anche in Serie A1. Tanti ricorderanno quelle squadre, da Matt Bonner a Garnett, eccetera, eccetera. Sono tantissimi i giocatori straordinari, Vince Di Arbo, che è passato anche alla Viola e non solo. Andiamo a leggere i quintetti. Banin, Lobuchov, Trupi, Auf-Teteris e Shakir per Dani Baldaro, ovvero lo starting five iniziale. C'è una novità, più di una novità, per Giovanni Ruolo, che conferma il numero 20, il classe 2005, da Merito Porto Salvo, Simone Surfaro, Rajacic, Marco Manisi, Antonio Smorto e Jackson Collier-Broms. Assetto ribassato. Sì, adesso ovviamente il Castanea passata la botta presa nei primi 20 minuti grazie anche alle percentuali al tiro altissime della DR da tre punti. Proverà a rientrare in partita in maniera molto più netta. Intanto ci prova subito, c'è un tocco della difesa da parte di Lopukov, poi ancora l'attacco, c'è il fallo su Manisi. Tanto mestiere per Marco Manisi, che ha fatto vedere molto bene il contatto. In campo c'è Simone Surfaro, che fa doppietta questa settimana perché ha giocato anche ieri. Lui usufruisce di un doppio tesseramento con la Serie D del Bagnara Calabra. 39-45 in lunetta il pugliese Marco Manisi per due tiri liberi. Non va il primo. Secondo tentativo per Marco Manisi con la canotta numero 2, realizza, fa 1-2, cresce il mini vantaggio di R, adesso attacca Castanea, Surfaro, tallona, Banin, box and one, amici sportivi, difesa quadrato per Giovanni Ruolo, con Surfaro pronto a tallonare il playmaker dei giallo-viola. Bella iniziativa dello staff tecnico giallo-blu, c'è il fallo di Collier-Broms su Federis. È un fallo pesante, vediamo che fallo è per il lungo di casa bianco-blu. È il secondo fallo per Jackson Collier-Broms.
e sarà rimessa per il giallo viola. Pronto of Tetris alla rimessa, 9:26 da giocare, continua la difesa box one. Surfaro, come se fosse una colla superata, si affibbia sul numero 0. Lobshop per Nello Trupia, ancora Lobshop, lontano da canestro, bomba di of Tetris da 3, non va, rimbalzo, fa buona guardia Jackson che se la fa strappare da Banin, Banin per Shakir, realizza un amen, Banin scatta dalla difesa uomo perché Surfaro pensava di avere esaurito il suo compito e ruba la palla e serve un assist al bacio per Shakir. Cioè, non pensavo ovviamente che la guardia sarebbe andata al rimbalzo offensivo, intanto lo scarico in angolo fa saltare Lopukov, poi è entrato fortissimo Rajačić. Che passo, che primo passo, è arrivato praticamente dall'arco al centro dell'area in una frazione di secondo. C'è un cambio ancora per Reggio, no c'è soltanto una spiegazione al volo con la panchina, era Kevin Pandolfi che voleva dare qualche indicazione ai suoi compagni. Sbaglia il primo tiro libero Rajačić, il punteggio rimane sul più 5. Giocatore esperto Vladimir Rajačić, ingaggiato al campionato in corso proprio per questo finale, con esperienza anche ad Avellino e a Salerno, realizza il secondo, fa 1-2 come il suo compagno Marisi e seguiamo l'attacco del Castanea che ha 6 punti da recuperare. Attacco di giallo viola, fallo in attacco di Andrea Banin su Simone Surfaro che si autoesalta con la giusta consapevolezza, ha un unico obiettivo, provare a annullare il giocatore probabilmente più rappresentativo del Castanea. Dall'altra parte cambio, De Leon pronto a entrare, c'è qualche parola di troppo tra le panchine, la Tierra stava esultando per la mossa Surfaro su Banin, qualcuno in casa Castanea forse non ha condiviso la troppa esultanza. 8:47 e gara ancora tutta da scrivere, si va a accomodare in panchina Banin, a questo punto forse Surfaro potrebbe anche lui volare in panchina. Fallo tecnico contro il Castanea se non ho visto male, vediamo la segnalazione, tecnico al tutte e due le panchine. Ah, dunque le proteste che abbiamo commentato prima, però non ho visto se ha fatto la C di coach o segnato la B di bench, in ogni caso fallo tecnico da un lato e dall'altro. Io ho visto la mimica del direttore Sacca che ha detto un tecnico a testa, mi affido a lui, dovrebbe essere così. Beh, possiamo poi recuperarlo sempre col solito sistema, devo dire che è molto utile l'app, ma dobbiamo fare una critica Gianni, ci vorrebbe anche una versione da fisso perché doverla consultare sul telefono non è il massimo. Intanto continuano le precisazioni fra direttori di gara, ricordiamo sono i signori Puglisi di Aci Catena e Pulvirenti di Mascalucia. Non si tira ovviamente perché i due liberi allora, si annullano. Cioè Giovanni Ruolo se la sta prendendo con la sua panchina perché dice qualcuno di voi ha parlato e non ero io, questo è quello che ho potuto guardare da qui. 41-47, attacca Rajačić, passa la palla a smorto, finalmente basket giocato, attacco nel bianco-blu, non c'è il backdoor, se la va a prendere Marco Manis, ribattamento complicato, triangolo pazzesco, bellissima azione, assolutamente un triangolo che avrebbe fatto felice Peppe Foti. 41-49, 8:22 a giocare, è uscito fortissimo Shakir per il raddoppio, è riuscito a trovare una linea di passaggio nonostante le manone del lungo romano Lopukov, caricamento lento, la sua tripla non va stasera, percentuali non altissime, palla contesa, si è spento, no è caduto proprio la freccia, però è per il Castanea il possesso. Si arrabbia tantissimo Rajačić, palla contesa e freccia per il giallo viola, mossa furba nonostante la sua gioventù per of Tetris. 41-49, la partita è già caldissima amici sportivi, rimanete incollati. Pronto a effettuare la rimessa il giocatore De Leon da lato, ma il pallone invece verrà rimesso da fondo campo, se ne occupa sempre De Leon, poi cambia lato, adesso è tutto pronto per la rimessa, riceve Shakir che è marcato da Manisi, però arriva il raddoppio di Collier Broms, Shakir ha capacità di assorbire il contatto, mano molto educata, il pallone sfrutta il ferro e va dentro.
Questa è una mossa a scacco matto, perché fondamentalmente il numero 33, Jackson Collerbrooms, commette il terzo fallo, e come abbiamo detto durante tutta la nostra cronaca, Jackson Collerbrooms non è un giocatore qualsiasi nell'economia specialmente difensiva ed è l'attitudine al rimbalzo per la DR. Adesso entra Andrea Ripepi, anche lui deve fare grande attenzione alla situazione falli, ma è chiaro che i bianco-blu adesso risultano ancora più ribassati, come una Peugeot 205 degli anni 90. Attacca Castanea, realizza con Giordano Shakir, 44-49. Attacca Reggio Calabria, derby dello stretto, attacca Marco Manisi, fallo in attacco di Andrea Ripepi, e il fischio che non voleva assolutamente lo staff tecnico bianco-blu, che corre a ripari con un doppio cambio. Si passa in panchina, il quarto fallo per Andrea Ripepi, arrabbiatissimo. La situazione dei falli, dei lunghi, dei bianco-blu è veramente molto molto allarmante. Fuori tra gli applausi Simone Surfaro insieme a Ripepi, gravato a quattro falli. Ritorno in campo Kevin Pandolfi e Luca Lacanà, in quintetto con loro Rajacic, Morto e Malisi. Attacca il Castanea con De Leon, Ofteveris, Lopuchov, Shakir e Nello Trupia. Sbaglia Ofteveris che forza la conclusione, può ripartire la formazione bianco-blu. Marco Manisi fa attenzione all'intervento dell'avversario, passa la palla a Rajacic, ora per Luca Lacanà, ancora per Antonio Smorto, ribattamento per Rajacic, ancora per Lacanà, finta la clip al capitano Lacanà, vuole il consegnato, ma difende molto bene da Leon. Mancano pochi secondi per andare al tiro, 4-3-2, bomba di Pandolfi, realizza lo scadere dei 24, giocata da manuale della DR che allunga sul più 8. Gran bomba di Kevin Pandolfi, e Castanea che si ritrova sotto di 8, ma deve continuare a giocare. Già pronto Banin sul cubo del cambio, Trupia per De Leon, monta una gran guardia Pandolfi, poi c'è il fallo di sfondamento. A mio avviso, Giovanni, quando un giocatore va in palleggio, chiamare sfondamento, soprattutto quando va verso fuori, non va sono verso d'accordo con te, perché non andava verso il canestro ma andava verso l'esterno. Pandolfi imita Banin e, cadendo per terra, inizia a ballare, neanche se fossimo nella più famosa discoteca di Taormina negli anni 90. Già mi intravedo la musica di Gigi D'Agostino in sottofondo. 44-52, 6 minuti e 59 a giocare. Smorto nel frattempo prova a dilettarsi con un buzzer beater che tu avrai ripreso, anche perché qui abbiamo materiale per la top 10 fino a Natale prossimo. È pronto un cambio a proposito di abilità nel prendere fallo di sfondamento. Entra Andrea Banin, che è reduce da una brutta situazione antecedente. Adesso dialoga a distanza con Giovanni Ruvolo e due si chiariscono. Non ho capito qual è l'argomento, tu l'hai capito? Dici, forse gli hai chiesto chi mi marca. No, non lo so, ovviamente è impossibile fare previsioni. Potremmo fantasticare, Banin stava chiedendo a Ruvolo, ma ora rimetti il numero 20 Surfaro o lo lasci in panchina? Stiamo soltanto ironizzando. No, è chiaro, comunque è arrivato il fallo che adesso vedrà in lunetta ancora la DR. Ovviamente è chiaro che anche il rapporto arbitro-giocatore in queste partite è importante per le squadre, perché all'arbitro ovviamente non interessa il risultato finale, ma ai giocatori sì, e come, ed è chiaro. Vediamo se forse ha chiamato o voleva chiamare minuto coach Baldaro. In ogni caso c'è necessità di un chiarimento fra gli arbitri, i signori Puglisi e Pulvirenti e gli ufficiali di campo, se vi ricordo sono le signore De Gaetano e Pantè e il signor Accordino. Infatti è arrivato il time out che ha chiesto coach Dani Baldaro, buono anche per intanto far rifiatare la propria squadra, ma magari anche mettere a posto due o tre idee. Allora, partendo dai ragionamenti, la DR è avanti di 8 punti, ma le grida che sentite in sottofondo sono quelle del coach Dani Baldaro, che proverà all'uscita da questo time out a ottenere il massimo dai suoi, ricordando che la situazione lunghi della formazione bianco-blu è veramente catastrofica, perché Collerbrooms e Andrea Ripepi, due pedine cardine, sono entrambi gravati di 4 falli, se non ricordo male. Quindi, insomma, occhi attenti a questa situazione. È chiaro che un Luca Lacanà, che sta ritornando adesso dopo un lungo infortunio, dovrà provare a mostrare gli artigli e la sua esperienza. Prima, su un pallone giocato, a mio avviso aveva tanta voglia di tirare da 3 punti, ma ha preferito passare la palla al compagno. Vedremo come reagirà adesso la DR.
è chiaro che il ritorno in campo di Andrea Banin significa dobbiamo provarci, e adesso, anche se mancano ancora 2-7 minuti di scarti. Sì, la partita è ancora lunghissima chiaramente, però non c'è la possibilità per nessuno in una gara di playoff di farsi scappare neanche un centimetro di terreno, perché poi non c'è domani in queste gare secche. Intanto vai Lunetta per i tiri liberi, Manisi mette il libero del fallo tecnico chiamato, poi la rimessa avverrà nella metà campo difensiva della formazione calabrese, che porta palla sempre con Manis accoppiato con Banin. Ovviamente proverà a stringere anche in difesa per quanto possibile la formazione di casa. Manisi poi riesce a scaricare, Chakir ci mette la manona, arriva un altro recupero, riparte il Castanea, Banin palla in mano, va dentro, lo scarico, prende una botta, ma c'è il tiro lungo per un attimo. Chakir aveva toccato la conclusione di Hofstederis. Castanea che non ha tirato con altissime percentuali da tre punti, finisce a terra Pandolfi e poi viene espulso per uno sgambetto praticamente a gioco fermo. No, deve essere fallo antisportivo. No, antisportivo, sì. Fallo antisportivo su Pandolfi. Che è successo? Fondamentalmente Pandolfi ha preso una botta, rimane a terra, l'arbitro non fischia nulla per mezzo secondo abbondante, Pandolfi rimane a terra, dopodiché cade anche Banin e Pandolfi lo sgambetta. Antisportivo ci sta tutto. 44-53. Sì, è il terzo fallo di Pandolfi. Quello che ci siamo persi è perché Pandolfi fosse a terra. Sicuramente non stava giocando ai Lego insieme ai compagni di asilo. 6-12 a giocare, 45-53. Sì, ho visto poi la segnalazione in temporanea, infatti da lontano poi mi sono accorto che entrambi gli arbitri avevano fischiato quasi in contemporanea il fallo. Non vedevamo ovviamente uno delle due braccia, sembrava magari l'espulsione diretta. In ogni caso arriva terzo fallo anche per un altro giocatore di Reggio, che ovviamente si trova così con un altro giocatore con falli. Mette la tripla Panin, poi esulta. Abbiamo capito che da quella parte si segna il tabellone. Pandolfi abbia perso in panchina con 5 falli, smorto fino in fondo per la Ganà, stoppato fallosamente da Lopuzov, che non è assolutamente d'accordo. Esplode il pubblico di Fede Castanea questa volta. 5-55, 4 punti tra le due squadre e gara lunghissima. Qua vince chi avrà più in ordine sali. È chiaro, poi è arrivato un altro tecnico fischiato alla Castanea per proteste, non sappiamo però a chi l'ha fischiato l'arbitro, perché credo alla panchina, credo ha visto il numero forse, quindi probabilmente è un componente della panchina, quindi avrà comunque tre tiri liberi a disposizione il team ospite. Sbaglia il primo la Canà. 49-53. Dico da casa e da Reggio Calabria che Pandolfi probabilmente ha subito fallo prima di reagire, però chiaramente soltanto le immagini postume ci regaleranno questo retroscena. È chiaro che è una perdita importantissima per Giovanni Ruolo, che è costretto veramente a fare la conta. Ancora la Canale Lunetta, sbaglia anche il secondo. 49-53, la palla scotta e tanto, e il fattore campo del Castanea si fa sentire. È chiaro che la palla diventa pesantissima in questi momenti. Mette il terzo la Canà, torna più 5 la formazione ospite a portare palla a Banini, che chiama lo schema pugno.
riceve Janic, il blocco di Shakir, poi una palla ancora per Banin, 10 secondi per concludere l'azione, cambia lato Janic, c'è il fallo della difesa, arriva poi fino in fondo ma ovviamente il gioco è fermo, saranno comunque liberi perché c'è il bonus. Partita a maschia tosta, dove chiaramente qualsiasi tipologia di giocata può diventare importante nell'economia complessiva della sfida. Nicola Janic vuole in panchina, nel frattempo dialogano Dani Baldaro e Cosfrisenda sulla panchina di giallo viola. Janic in lunetta, è corto il primo, emula Luca Laganati qualche istante fa, la palla inizia a pesare veramente tanto. E manca ancora 15 minuti, si è giocato pochissimo perché sono trascorsi penso 2 minuti di gioco effettivo, ma ne saranno trascorsi almeno 5-6. Io nel frattempo saluto a casa Pietro Vazzana, ti mando i saluti del signor Delise qui sugli spalti, che mi raccontava che insomma è stato anche lui un egregio commentatore accanto ad Emanuele nelle dirette del Castanea. Lo 50-54. Salutiamo Pietro, salutiamo Ciro, salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, che ci fa piacere, c'è stata invasione, ha ripetuto il tiro libero, solo il ferro però ha aiutato il tiro, adesso 7 secondi per concludere, smorto, prova a battere dal palleggio, va fino in fondo, poi non c'è nulla, si riparte, Janic gestisce lui la transizione, poi per Banin lo scarico, mette i piedi per terra, poi per il tiro di Shakir, sembrava dentro. Ho una notizia, Kevin Pandolfi non ha assolutamente 5 falli, ricordavamo male noi, tanto che sul cubo dei cambi. No, ha 3 falli. Ha 3 falli Kevin Pandolfi, attacca Marco Manis, ha resettura manuale, realizza con l'aiuto del ferro, la palla danza e poi entra, 50-56, ancora una volta più 6, VR Basketball, Reggio Calabria, attacca Castanea, col condottiero Banin per Nicola Janic. Janic sotto il blocco, passato sull'esterno per il tiro atipico che non va in tropia, la recupera Shakir, prova a farsi largo, subisce il fallo Giordano Shakir che sta valendo i suoi centimetri, tanti chili, tanti centimetri per Giordano, che ovviamente se attorno non c'è un fisico come quello di Collier o comunque anche di Ripepi, può sfruttare la massa per andare vicino al canestro, e ha fatto bene a cercare questo tipo di soluzione perché alla fine è arrivato il fallo. Assolutamente sì, cambio, fuori Antonio Smorto, ritorna in campo il numero 13 Kevin Pandolfi, 4 minuti e 24, 50-56 in lunetta, vola Giordano Shakir, realizza il primo morbidissimo, meno 5 ancora una volta, si ritrova a inseguire il Castanea, Giordano Shakir realizza, fatto su più. Importante, importante mettere i liberi, perché in una serata in cui non entra il tiro da fuori, Giovanni, se ti va ci prendiamo una pausa, un bicchiere d'acqua, andiamo un attimo in pausa durante il time out. Del Castanea, dall'altra parte una ricca rappresentanza bianco e blu da Reggio Calabria, 4 punti dalle due squadre, 52 Castanea, 56 TR. Viene ritorno in campo con il doppio play, Manis e Romeo, Rejic, Pandolfi e Luca Laganà, dall'altra parte difesa tutto campo per il coach Dani Baldaro con Banin Lopucio, Janic, Giordano Shakir, Anello Trupi, attacco Marco Manisi,
Marco Manisi, lo coglie Rajačić, Manisi per Rajačić, si gioca uno contro uno fino in fondo, terzo tempo Power lo sbaglia, non è da lui, reclama il fallo, palla a Castanera. E i ferri della palestra ritiro danno, i ferri della palestra ritiro tolgono, purtroppo capita spesso di vedere questo tipo di situazioni. Arriva il blocco di Çakır, poi lo schiacciato per Trupia che va dentro, bello lo scarico per Lopukov che però sbaglia, era riuscito Çakır con una mano e poi prende anche il rimbalzo alla Moses Malone. Alla rubata clamorosa di Lopukov da nulla, ci mette una pezza Federico Romeo. Ha detto molto bene alla Moses Malone, anche perché sta spadroneggiando tanto che Giovanni Ruolo rimanda sul cubo dei cambi. Jackson Geronimo con le bombs, attacca la VR, la canata per Rajačić. Seguiamo l'attacco bianco-blu, ragazzi, di Giovanni Ruolo. Rajačić col Bologna, va dentro, semigancio, sfiora. Il gioco da tre punti, saranno tutti liberi per lui. Sì, un uno contro uno, poi ha trovato il fallo della difesa. Ci prova adesso ad alzare i centimetri nuovamente coach Ruolo, risplendendo in campo con le Broms, che Çakır ovviamente sta sfruttando al meglio la possibilità di farsi sentire. Mette il primo. Sbaglia il secondo, il rimbalzo di Lopukov quando mancano 3 minuti e 15 questa partita che si sta allungando a dismisura, Giovanni. Assolutamente, c'è la stoppata di Pandolfi su Banin, si rinnova la sfida, questa volta la giocata difensiva di Kevin è regolare, pallone pazzo, la recupera Banin, poi Federico Romeo si immola, palla sul piede, la freccia di chi è? Dovrebbe essere del Castanea, dunque ancora una volta rimessa in zona offensiva per i giallo-viola. Tanto sacrificio per Federico Romeo, però coach Ruolo in questo momento sta pagando le percentuali ai liberi dei suoi, che potevano essere sicuramente migliori, e qualche gestione non troppo bella sul palleggio dei suoi rappresentanti del playmaking. Attacca Castanea con Banin pronto alla battuta. 3 minuti a giocare al termine del terzo periodo, attaccano il giallo viola di Messina, Lopuccio, passaggio interessante per Janic, scarico per Çakır da 3 punti, non va, a rimbalzo c'è sempre il Castanea, Janic non va, c'è il fallo subito da Nicola Janic, il fischio arriva un attimo dopo provocando le ire del pubblico del Castanea. In sintesi, il fischio, seppur tardivo, è arrivato, saranno due tiri liberi per Janic. Sì, anche perché l'ha fischiato l'arbitro più lontano, il primo arbitro, il signor Puglisi, insomma c'è stata una tonnara sotto canestro, alla fine penso che ci poteva stare un fallo per il Castanea, perché comunque il contatto c'era. No, il fallo c'era tutta la vita, assolutamente. Ovviamente adesso è ritornato in campo con le Broms, perché l'argomento clou sarà prendere i rimbalzi il più possibile da una parte e dall'altra. Janic e Lunetta per il primo dei due tiri liberi, lo sbaglia. Infatti Çakır è andato a tirare da fuori perché l'ha portato fuori dall'area, insomma può sfruttare anche questa dote. Intanto sbaglia appunto il primo libero Janic, sbaglia anche il secondo, errori ai liberi pesanti, perché ogni punticino vale oro in questo tipo di partite così tirate. L'attacco di Reggio Calabria smorto, c'è il cambio, poi Janic prova a anticipare, tornano in posizione lungo con lungo, piccolo con piccolo, poi lo step back a segno, gran canestro di Rajačić. Giovanni, fatelo vedere ai bambini del mio basket, molto molto bello il movimento di Rajačić, veramente straordinario in tutti i passi felpati che ha compiuto prima lo step back alla Kobe Bryant. 56-60, attacca Castanea, 2 minuti e 70 metri, il suo quarto bomba di Banini, risposta non va, chi combatte il rimbalzo, Janic è smorto, la spunta il più giovane Nicola Janic, si gioca la palla realmente in un fazzoletto, Lopuccio contro l'avversario, serve nell'utopia che realizza un canestro importantissimo. Giovanni, ma che freddezza di questi ragazzi in questi passaggi, sono arrivati un raddoppio, mani addosso, hanno trovato
tre passaggi difficili e poi la conclusione, un lay up. Nulla da dire sulla difesa dell'ADR che prova in tutti i modi a contrastare l'avversario. Ora qui non c'è infrazione di campo perché l'ultimo tocco è di Lopuchov. Romero, dopo il passaggio di Rajac, fuori in fondo con la mancina, la sbaglia. A rimbalzo c'è il Castanea, si mette in proprio Lopuchov, campo a campo c'è un contatto, non c'è fallo, non c'è il tapin, la recupera Rajac. 1:18, ne viene fuori la TR, da Rajac c'è Marco Manisi, sul cubo dei cambi, pronto Simone Sirpalo. Manisi, non c'è il pick and roll, c'è un contatto, Manisi, poi smorto, ribaltamento del Federico Romero 3, stoppato, ma si va a prendere la palla, ottimo l'assist per Jackson, Colio, bombs, da 2 punti, 56-62. Trova l'ottimo assist sull'errore, poi si infiamma Vanin che mette la tripla, fuori ritmo, fuori dagli schemi, fuori da tutto, Vanin con l'adrenalina a mille, fuori tutto, fuori da qualsiasi logica, ma con quelle Air Jordan Space Jam ti puoi permettere questo e altro. Un tiro straordinario di Andrea Vanin che tiene in piedi la partita. Anche se, e se ti ricordi Giovanni, il famoso videogioco, il commentatore diceva saranno le scarpe quando andava a segnare. Assolutamente. Attacca Marco Manisi, finta dopo finta, scarico per Surfaro, finta la tripla, non sa chi darla, serve Jackson con le bombs, ancora Surfaro, finta la tripla ancora, difende molto forte Lopuchov, la tiene in campo Surfaro, sbaglia nel finger roll, Lopuchov può andare a schiacciare una mano, è la giocata più spettacolare di questa sfida. Bella l'inchiodata dopo la rubata di Lopuchov, 61-62, fine terzo quarto, 13 secondi, Marco Manisi, blocco di Colio Bronx, Shakir ruba anche questa, è un momento di breakout, Shakir sbaglia clamorosamente la schiacciata in maniera goffa, la recupera Vanin, 2 secondi, bomba di Vanin al tabellone d'onda. Peccato perché sarebbe stato per il Castanea il pallone del sorpasso. È andato con gran violenza a schiacciare Giordano Shakir, ma ovviamente non poteva fare altrimenti, troppa adrenalina in corpo. Io faccio complimenti a Dani Baldaro, forse stato io l'allenatore, aver preso Giordano Shakir dalle orecchie, lui è andato a dare una bella pacca sulla spalla dicendo non ti preoccupare, ti rifarai in seguito. È anche vero che non si può discutere la qualità del numero 8 del Castanea. 61-62 era quello che ci aspettavamo. In sintesi, dopo 30 minuti c'è un serio rischio di overtime e di perdere la nave traghetto alla faccia del ponte sullo stretto dei fondi del governo, ma alla fine è bello così. Beh, Giovanni, ci andiamo a prendere un arancino o qualcosa, non ti preoccupare se rimaniamo qua oltre pitone, l'orario. Un pitone, andiamo in pausa così ci prendiamo un bicchiere d'acqua intanto. La linea dalla palestra comunale di ritiro, Giovanni Mafrici, Emanuele Francio che vi stanno raccontando questa gara 1 della semifinale del playoff giallo della Serie C Gold Sicilia Calabria Memorial Item Fatal Line, in campo Castanea Messina e DR Reggio Calabria. Una partita bellissima fino a questo momento, 6-1 6-2, ultimi 10 minuti con una palestra di ritiro già carica. Assolutamente, andiamo a riprovare i due quintetti. Vanin, Janic, Lopuchov, Stepolis e Shakir per Dani Baldaro e Castanea. Dall'altra parte la DR già in palleggio con Marco Manisi, Smorto, Surfaro, Rajacic e Colio Bronz. Attacca Marco Manisi per Rajacic, serve Antonio Smorto, il divino. Prova ad andare dentro col giro in palleggio, non va, sfortunata la sua conclusione. Poi frana sulla struttura di ferro, ma per fortuna sua non si fa nulla. Attacca Castanea, Lopuchov,
passaggio sotto di Shakir che sbaglia clamorosamente, sbaglia due volte il Capin, la recupera Rajacic, forse c'è anche un fallo su Rajacic, adesso c'è un contatto ancora, fallo in attacco di Rajacic. E forse c'è un po' di sapone lì perché il pallone per due volte gira e va fuori. Tra l'altro Giovanni, mentre segui l'azione, ero rimasto a guardare l'arbitro Pulvirenti che generosamente ha tentato di sollevare Smorto, ma ha anche rischiato perché lo strappo era dietro l'angolo, il peso del giocatore c'era, anche la situazione concitata. Da sottolineare la freddezza di Rajacic che non ha mosso un ciglio, evitando qualsiasi tipo di protesta. Attacca Castanea, Shakir, ora per Off Tedris, adesso tiro a due in faccia a Kollerblom, se non va Giordano Shakir da sotto, sbaglia ancora da sotto, questa volta realizza, si sblocca dopo quattro errori al tiro Giordano Shakir, ma un canestro di vitale importanza per il Castanea che ritorna in vantaggio. Attacca Marco Manis, ferra Rajacic, c'era per Antonio Smorto, anche lui proverà a riscattarsi. Kollerblom, serve Surfaro, Simone Surfaro in palleggio, serve Rajacic, attacco molto elaborato della PR, Rajacic, punta, doppia punta, scarico il Surfaro, può tirare tre punti, non va, si sbatte con le balls, ma il rimbalzo è tutto per il giallo viola. Sì, che sono già dall'altro lato con Ofstederis, ma c'è troppo blu in area, aspetta l'arrivo dei compagni, Lopo per il consegnato per Banin, Banin osserva, non vuole il blocco, c'è una grande pressione di Surfaro che commette fallo sulla virata di Banin, fallo che ci può stare perché ha perso il controllo del pallone, più che altro è pronto a entrare per il suo esordio in questa sfida Corti per la formazione del Castanea, ritornerà in campo invece che Kevin Pandolfi per la PR, si fa trovare in panchina al numero 20 Surfaro, 8 e 30 sul cronometro, mini vantaggio Castanea 63-62. Sì, un po' di riposo per Ofstedt, si mette Banin, segna dalla rimessa, segna da tre punti e tenta alla rimessa, imita Coach Cavalieri che è qua in tribuna, che nella gara di ieri anche lui ha segnato direttamente dalla panchina. Otto e 30 da giocare Giovanni. Arriva il cambio che è stato convalidato soltanto adesso. Ho un dubbio sulla situazione dei falli di Ofstederis e il computo tra tecnici e antisportivi. Sono curioso di vedere il referto a fine partita. 8:30 da giocare, si combatte a sportellate tra le due squadre. Banin contro Marco Manisi, Banin sguscia fino in fondo, fino a dentro da due punti, canestro buono, tutta la vita, interferenza di Kevin Pandolfi. Poi è arrivato il canestro, è ribollato a terra Banin, vediamo se riusciamo a cogliere. Ha preso una botta in testa Andrea Banin, che poi si rialza, non dovrebbe essere nulla di grave per lui, però mima una gomitata da parte dell'avversario. Si può riprendere, ovviamente speriamo che non si sia fatto male. È una sfida nella sfida tra Pandolfi e Banin, due bei caratterini. Intanto in attacco ancora a Reggio, più tre per Castanea che è stata una vita a inseguire, vola a terra Pandolfi, c'è il fallo di Corti, non ci saranno liberi immagino, perché Kevin Pandolfi preso di miniera dal pubblico del Castanea, è in qualche maniera cugino visti i suoi trascorsi al Basket School. Adesso il fallo di Corti c'è, Corti è appena entrato, ovviamente Pandolfi sta subendo anche emotivamente tutta questa pressione. 8 e 11 da giocare, 3 punti di vantaggio Castanea, proprio Pandolfi prova a uscire, la prende con le bombe, ancora per Pandolfi, ora per Vladimir Rajacic, se lo gioca lui, uno contro uno, scarico per Marco Manis, prova la bomba Manis, difficile, la realizza, parità, nuova segnatura per un Manis, splendido, splendente. Ok, ricomincia allora una bella gara volata, 8 minuti, perché si riparte dalla parità, la rompe subito Lopukov con una freddezza veramente glaciale. Smorto solo contro tutti, stoppatone alla tabella di Giordano Shakir, 68-65, attacca Castanea, forse è il momento clou della partita. Corti parte in palleggio, ferma tutto, passa la palla a Lopico che realizza un'importantissima tripla realizzata, si gioca l'uno contro uno contro Pandolfi fino in fondo e sbaglia, al rimbalzo c'è Vladimir Rajacic.
poteva magari trovare una soluzione più ragionata, ma probabilmente ha visto che aveva qualche centimetro in più, ha preferito attaccare il suo marcatore. Intanto ancora in attacco, attenzione alle triple di Reggio, non va stavolta, riparte Corti, prima voleva forse sprintare, ma poi quando si è riattaccata è andata via l'adrenalina, ha preferito giocare ragionato. Fallo qui su Chakir. Chakir che vorrebbe l'antisportivo, Antonio Sborto andava a bloccare il palleggio dell'avversario, gli arbitri non sono riusciti a tenere un tono low dei fischi, chiaramente c'è tantissima voglia di vincere, c'è un peso specifico di questa gara 1, è il terzo fallo per Antonio Smorto, dalla panchina del Castanea provvedono per asciugare il pallone, la sfera, andiamo a riepilogare i quintetti per questi ultimi 6 minuti e 46 da giocare, più 3 Castanea, 68 a 65, Castanea che schiera il condottiero Banin, Corti, Lopuchov, Janic e Giordano Chakir, dall'altra parte Jackson Cole, Broms, Smorto, Rajačić, Pandolfi e Marco Manisi. A te Emanuele. Sì, riprendiamo con Banin che ha parlato praticamente con tutti i compagni per assicurarsi di un posizionamento corretto sulla rimessa. Banin ha spazio per una tripla, non la mette, il rimbalzo lungo, attenzione perché c'è un uno contro uno, però preferisce ragionare Mani, si chiama lo schema corna in attacco, poi la palla lontano da canestro, lo scarico per il tiro da tre, deve alzare la parabola perché c'erano le manone di Lopukov, intervento difensivo importante, sono quelle piccole cose Giovanni, le manone di Lopukov, parabola più alta ed errore, qui Janic sbaglia la tripla. Sai quando si comincia a tirare da tre così, certe volte è anche la benzina che sta cominciando a finire. Sì, si sta sparando a salve da un lato e dall'altro, adesso Marco Mani si reclamava un fallo sul palleggio, attacca Rajačić, ci sarebbe Mani tutto solo, Rajačić tutto solo, fino al ferro con la mano sinistra, come insegnano i fondamentali, nel frattempo cade Marco Janic da solo. Smorto lo va a rialzare, c'è la bomba pazza di Banin e rimbalzo di Rajačić, occorrerebbe asciugare il parquet proprio sotto la nostra postazione, un punto tra le due squadre, 5-41 sul cronometro, attacca Marco Manisi, ribaltamento per Rajačić, la bomba ancora Vladimir, la mitragliatrice, 68-70. Bisogna asciugare, bravo l'arbitro nell'interrompere il gioco, è una DR che non muore mai. Sì, assolutamente, è arrivato il triplone, c'è anche il time out, ha messo 5 punti consecutivi, assolutamente fantastici Rajačić, una gara che diventa veramente incandescente. Adesso si recupera lo spazzolone, sì, perché c'è, speriamo che si recuperi lo spazzolone perché c'è, effettivamente c'è un'evidente ghiazza alla sinistra degli arbitri dove probabilmente è scivolato in precedenza Janic, ovviamente ci sta che con questa intensità in campo il parquet diventi umido in questa maniera. 6-8, 7-0 più 2 per il team ospite della DR Reggio Calabria, 5-30 da giocare in questo quarto parziale. Secondo me sinceramente può succedere veramente di tutto, Castanea sta peccando nel non servire lunghi che sono stati ovviamente la carta in più questa sera, troppi tiri a salve da tre punti, una volta è andata bene con Lopuchov, le altre no. La DR invece ha capito che bisogna ragionare con un attimino di astuzia e passare la palla a un Rajačić che al momento sembra veramente l'americano, quelli degli anni 90, quelli che gli passavi la palla e la risolvevano loro. Assolutamente, ricordiamo che mi sembra che fosse qualche settimana fa il ricordo di un campionissimo che giocò con Michael Jordan, che giocò a Treviso, che giocò a Bologna, Orlando Burridge, credo sia l'anniversario della scomparsa, insomma arrivavano questi giocatori in Italia, giocatori che erano all-star NBA. Assolutamente. Michael Cooper, sì. McAdoo. Adrian Dantley, se esatto. Vogliamo qualche esempio. Sì, sì. Bob McAdoo che è stato anche miglior marcatore
con i San Diego Clippers. Attacca la formazione di casa, Andrea Banin supera l'avversario fino in fondo contro tre avversari, va a subire il fallo. Vediamo di chi è il fallo. Il fallo dovrebbe essere di Marco Manisi, è proprio così, anche perché lì fosse stato un fallo o di Pandolfi o di Cole Broms, sarebbero state bruttissime notizie per Giovanni Ruvolo. Vuole netta per due tiri liberi Andrea Banin, che con la sua testa, con la sua materia grigia, ha capito, devo andare fino in fondo, male che vada prendo fallo. Sì, e poi chiaramente non è un giocatore che ha paura di prendersi le proprie responsabilità in attacco. 6-9, 7-0, ha messo il primo libero il giocatore pavese. Adesso avrà spazio per un'altra conclusione, sempre dalla linea dei sospiri, il ferro lo tradisce, doppio rimbalzo, la palla entra solo per poco, non va dentro, sempre più uno per la DR, ancora il pallone in mano a Rajic, ci prova ancora Lobukov, ma non so cosa possa fare di più. È un long two da due punti, ma è ugualmente molto molto spettacolare. One man show, Vladimir Rajic che sta salendo in cattedra. Attacca Andrea Banin, finta la tripla, passa la palla sull'esterno a Corti, ancora Andrea Banin, palla in post per Giordano Shakir che subisce il fallo. Se è fallo di gol e Broms saranno brutte notizie per la DR, vediamo se è vero. Andrea, segnalazione, vedo 3-3 mi sembra, Giovanni. Quarto fallo per Jackson Cole Broms. Dovrebbe averne 4 anche Andrea Ripepi, vediamo se lo rivedremo sul rettangolo di gioco. 4:41 sul cronometro e il pallone, che è un semplice molten, assume il peso specifico di una palla medica, per quanto possa realmente pesare. Silenzio assoluto della palestra di ritiro per favorire la concentrazione di Giordano Shakir, che mette il libero. Ovviamente ormai, soprattutto in queste gare così tirate, la precisione alla lunetta è un fattore importantissimo. Fa il suo compito Shakir, perché fa 2-2, meno 1 nuovamente, ancora in attacco Reggio, vuole nuovamente recuperare il pallone, Banin ci riesce ma finisce con la schiena sulla linea laterale, e allora il pallone è ancora di Reggio Calabria. Che giocata, Giovanni, ha provato Banin, è ovviamente la variabile impazzita nel bene e nel male, con molto più bene rispetto al male, fa e disfa quello che vuole all'interno del rettangolo di gioco. 71-72 vantaggio di R, 4-31. Devo dire che la DR sta giocando con estrema razionalità, servendo un Rajic motivatissimo. Adesso attenzione, perché probabilmente quando tutte le attenzioni del Castanea sono rivolte sul numero 15 Rajic, potrebbe salire in cattedra Antonio Smorto, perché lo vedo carichissimo, con voglia di provare a ben figurare. Intanto c'è un chiarimento fra il tavolo e gli arbitri. Dovrebbe essere tutto a posto, forse era qualcosa relativamente al cronometro. Attenzione ancora a Rajic, su di lui Shakir, Rajic, poi il tocco forse col piede di Shakir, ma l'arbitro non se ne avvede, c'è il fallo della difesa, fallo di Pandolfi. Fa bene Giovanni Ruvolo a protestare, un piede molto molto evidente. Qui non stiamo giocando a calcio a 5, non stiamo commentando la futura. Fondamentalmente è un errore grave da parte dell'arbitro, anche perché la freccia andrebbe ad interrompere il gioco, e lo sanno anche i mini arbitri, quindi è un errore veramente impattante. Ci auguriamo che la qualità arbitrale possa crescere. Questo purtroppo a 4:18 è un erroraccio da parte del duo arbitrale, che molto spesso abbiamo avuto purtroppo non il piacere di commentare, arrivano fischi duplici o fischi a distanza che non fanno sicuramente ben figurare il duo. Qui sì, qui hanno probabilmente valutato in maniera diversa il tocco, non so, non volontario immagino di piede, ma comunque chiaramente vantaggioso per il Castanea, che adesso con Corti che dedicherà due liberi in un momento particolare, ne mette uno.
e in ogni caso comunque ritrova la parità il Castanea, tutto sommato va bene così. Bella la scena di fair play tra Giordano Shakir e Collier Broms che se la ridono insieme dopo aver duellato sull'ennesimo pallone della serata. 72 pari, attaccante non smorto, allora due avversari, si ferma smorto contro tre avversari, arriva il fallo di Andrea Banin. Sì, infatti Janic ci ha provato per accusarsi del fallo, forse ne ha di meno, infatti è il terzo di Banin. Tutto sommato a 4 minuti dalla fine, ancora bene così, tre falli sono gestibili. Cambio di R, ritorna in campo Federico Romeo, il luogo di Kevin Pandolfi, attacca Rajacic, si gioca il cross basso, anche se un po' lontano, fino in fondo, scarico per Romeo, prova la bomba Federico Romeo da tre punti, bomba in pesantissimo come una pastiera a Pasqua, 72-75. Bomba importantissima, ha avuto lo spazio e l'ha sfruttato al meglio l'ex giocatore anche del Basket School. In avvicinamento lotta Giordano Shakir, che visione di gioco, ha visto che c'era il compagno in posizione e l'ha servito per due punti facili. Pallone d'oro di Giordano Shakir. Ha riempito tutte le caselle, Giovanni, stoppate, assist, rimbalzi. Assolutamente, attacca Rajacic, scarico per smorto, prova anche lui la bomba, Antonio! Il divino da tre punti, ragazzi. L'ADR firma 6 punti in sequenza, vuole provare a vincerla contro un Castanea Maidomo. Piccolissima precisazione, Federico a memoria non ha mai giocato nel Basket School, quello è il fratello Gaetano. Ha ragione, Panin non va, si sbatte Federico contro Corti, la palla ancora per il Castanea, Corti, passa la palla a Janic, ora per Lobuchov da 2, non va, si combatte ancora Lobuchov, alla fine realizza la gara apertissima, amici sportivi, 76-78. 2.46, un derby allo stretto straordinario. Abbiamo la fortuna, Giovanni, stasera di commentare veramente una partita super. Qui il fallo di Shakir che esce per contrastare Rajacic, che è pericoloso anche quando cammina in questa partita. Rajacic, non so se si è piazzato in lunetta per cercare di condizionare gli arbitri, ma non c'è bonus, e comunque il fallo mi sembra che fosse chiaramente su una posizione di passaggio al limite, non ci sono ovviamente liberi. Castanea che non ha ancora raggiunto il bonus, non lo raggiunge neanche adesso perché non vediamo la palettina. Anche un fallo ben speso può contare in questo finale. Ancora attenzione alle tripe, non entra, però attenzione al rimbalzo, alla fine riesce in qualche maniera il Castanea, che si trova ancora sotto perché la DR è stata veramente devastante dall'arco. È lunga, è lunghissima, attacca Banin, finta la bomba, passaggio per Nikola Janic, scarta l'avversario, fino in fondo, a due punti, fallo in attacco di Nikola Janic per far esplodere tutto il pubblico di Fede Castanea. Sinceramente non era assolutamente sfondo, se posso essere sincero, e anche questo fallo va a sommare un qualcosa che non mi piace. Quello che vorrei è che questo derby fosse vinto o perso grazie alla brita dei giocatori, null'altro. Ma sì, 76-78. Anche perché, Giovanni, era una sorta anche di Eurostep, perché aveva allargato il passo ma senza cercare il contatto, non aveva assolutamente intenzione di andare a trovare il contatto, errore che può essere pesante nell'economia del gioco. Fa il paio un po' con quello là di Shakir, quantomeno da questo punto di vista. Attacca la DR, Antonio smorto, 1.51, c'è un contatto, uno scarico per Jackson con le Browns, fallo terminale di Banin. Vorrebbe l'antisportivo Giovanni Ruino, vediamo la segnalazione, protesta il pubblico Castanea, è un fallo normale contro Andrea Banin, è il quarto fallo per Andrea Banin. 76-78, clima caldissimo al palazzetto di ritiro. Arriva così la possibilità di aumentare il vantaggio, potrebbe portarlo anche oltre il possesso. Quando manca un minuto e 48 siamo davvero
agli sgoccioli di questa partita. Coller Broms sbaglia il primo libero. Era un missile, era troppo forte. Due punti di vantaggio di R. C'è soltanto Romeo al rimbalzo, preferisce coprirsi. Coach Ruvolo. Coller Broms mette il secondo, una tripla, un possesso di differenza fra le due formazioni, 1.40 alla fine. In attacco il Castanea con Banin che prova a pareggiare con la tripla. Banin con tutto il coraggio del mondo, assolutamente tripla straordinaria di Andrea Banin, tutto da rifare per la PR. 79 pari, Antonio Smorto contro tutti, stoppato fallosamente da Nicola Janic. Caldissimo il pubblico di Fede Castanea, pronto a far valere il fattore campo, e Antonio Smorto proverà a sfatare il tabù tiri liberi con due palloni veramente pesantissimi arrivati a 1 minuto e 28 alla fine sul 79 pari. Adesso conta spero tutto, qualsiasi dettaglio di quello che succede in campo. Ghiaccio nelle vene per Smorto, mette il primo libero. Mette anche il secondo, si va da Banin che porta palle, chiama lo schema, più due per la formazione, però arriva la palla persa, attenzione, un passaggio pigro e forse anche un po' fuori ritmo. Siamo adesso a 1:07, errore che può pesare tantissimo nell'economia del match. In angolo, attenzione ancora la tripla, la mette ancora Rajačić che sicuramente è l'MVP della sua squadra al momento, a più 5 a un minuto dalla fine, va fino in fondo Shakir, arriva il fallo. Non è ancora finita, Giordano Shakir si va a catturare due tiri liberi, piccolissima parentesi, recupero straordinario di Coller Broms sull'alto basso, classico del Castanea, ci mette la manona e poi Rajačić dall'altra parte non fa più notizia. Aggiungiamo i due tiri liberi fondamentali di Antonio Smorto, chiaramente la gara ancora più che aperta. Il lunetta, c'è Giordano Shakir per tenere vivo il Castanea, sbaglia il primo. Sì, adesso il Castanea deve ovviamente giocare anche col cronometro, nel senso probabilmente magari anche di commettere fallo, perché non può lasciare troppi secondi alla squadra ospite. Vediamo cosa faccia Kir, sbaglia anche il secondo, 0 su 2 pesante. Adesso 50 secondi alla fine, Castanea deve provare a recuperare il pallone. Janic prova anche a commettere fallo, ovviamente prova a forzare un recupero e ci riesce Lopukov con Smorto che fa un errore perché mette un piede oltre la metà campo. Poi arrabbiatissimo Smorto perché voleva un contatto, fallo tecnico contro Smorto, amici sportivi, questo è un fischio che cambia la partita. 40 secondi, perde la testa l'ADR, chiaramente il quinto fallo se non vado errato per Antonio Smorto. Sì, abbiamo visto la paletta rossa Giovanni, quindi è il quinto fallo. La gara ormai dopo lo 0 su 2 di Banin, insomma, era quasi nelle mani dell'ADR. È chiaro che ancora con 5 punti di vantaggio diciamo che le percentuali sono alte, però adesso ha una speranza in più, soprattutto perché ha recuperato il possesso, il Castanea ha un tiro libero a gioco fermo, comunque potrà andare a concludere. No, secondo me la gara è apertissima, mancano 40 secondi anche sull'ultimo fischio, la vorrei rivedere, ho visto più di un contatto su Smorto che poi ha ovviamente indietreggiato, però boh, andiamola a rivedere tutte, ma sono troppe le scelte questa sera da una parte e dall'altra che non mi sono piaciute. Anche perché credo che comunque volesse il fallo il difensore per fermare il cronometro, quindi cercava giustamente di commettere fallo, ma come si deve commettere a fine gara, cioè cercando la palla, magari poi commetti fallo ma cerchi la palla. Assolutamente, 40 secondi da giocare, 79 Castanea di Messina, 84 Basket School. Io ricordo che mercoledì alle ore 20:30 saremo in diretta al Palumaca di Reggio Calabria per commentare gara 2. Si ritorna in scena per gli ultimi 40 secondi,
Dani Baldaro sceglie Lobusov, Janic, Trupia, Banin e Shakir. Dall'altra parte Rajačić, Marko Manis, Federico Romeo, Ripepi che ritorna in campo in luogo di Smort, Collier Bromps. Si riparte con un solo tiro libero per Giordano Shakir. E responsabilità, si prende il tiro libero, lo mette. Sicuramente sta ripensando a quello 0 su 2 di prima. Ma... 4 punti tra le due squadre, palla e giallo-viola di Dani Baldaro, che hanno nelle mani il pallone per provare a riavvicinarsi ulteriormente. Intanto Banin il pallone per Lobukov, poi vediamo lo schema segnato per Banin che passa dietro il blocco, prova a pareggiare o anzi no, andare a meno uno, mette la tripla, 28 secondi alla fine. Gara totalmente riaperta, Banin è stoico, è veramente clamoroso, realizza un'altra tripla, palla Rajačić, 12 secondi, pick and roll con Collier Bromps, forse c'è interferenza, canestro buono, interferenza di Giordano Shakir, impazzisce la panchina del Castanea e anche il pubblico, ma vista da qui si è mossa un po' tutta la struttura. Questa, Giovanni, è da rivedere, io non lo so se la palla aveva già rimbalzato due volte sul ferro e stava uscendo, non so se era effettivamente canestro buono, solo che ora Castanea ovviamente si trova a meno 3 con 15 secondi, richiama sempre schema corna, Banin dovrà trovare la conclusione da 3 punti o comunque un tiro rapido. Hai detto Banin perché sai che tirerà lui? Penso di sì, comunque bisogna vedere anche se decide di fare fallo la DR, ma non credo. Banin il suo step back, poi riceve di nuovo il pallone, se lo prende da lontanissimo, Banin! Che tripla, Giovanni, che partita supplementare, overtime, amici sportivi, overtime, penso la Banin, ancora lui, nel frattempo entra un tifoso in campo, ma non può entrare il tifoso in campo, la partita è ancora apertissima, ma dove va? È invasione di campo, amici sportivi, sì. Non può entrare il tifoso in campo, si è fatto prendere, gli arbitri non dicono niente ragazzi, ma stiamo scherzando, si è fatto prendere dall'entusiasmo, ormai sta tripla pazzesca. Giovanni, abbiamo una certa età, partite traviste, giocate, ne abbiamo visti tutti i tipi, però una tripla così emoziona qualunque sia la categoria, la tripla del pareggio. Andrea Banin sottolinea ancora una volta tutta la sua qualità, l'ha recuperata da solo questa partita, totalmente da solo, bravi compagni che ha gli spazi giusti, ma fondamentalmente in pochi ad un certo punto sul più 5 a 40 secondi avrebbero scommesso sull'overtime. No, l'hai fatto tu Giovanni, quindi a merito, merito alla tua, come dire, da navigato esperto di queste cose, hai fatto un pronostico giusto, pazzesco, overtime, 8-6, sembrava davvero finita per il Castanea, poi il fallo tecnico, il libero di Giordano Shakir, quella chiamata su quell'interferenza e poi pazzesco davvero le due triple di Banin per il canestro del pareggio. Vediamo gli arbitri a colloquio, forse c'è ancora da giocare, 0-3 decimi probabilmente, palla e tiro ragazzi, palla e tiro, 3 decimi ovviamente è impossibile per il coach Baldaro, va a chiedere spiegazione al tavolo. 3 secondi, ah, 3 secondi, vabbè, insomma allora è molto di più. Ci 3 secondi. Non so, vedo uno 0, ah no, è 0-0-0, ok, prima 0-0-3, ma ovviamente il tabellone non può segnare anche i decimi, soprattutto se è stato riportato a 0. Adesso torna di nuovo a 3, vediamo. Quindi possono essere 3 secondi, 3 anni, 3 decimi, 3 mesi, scegliete voi. Vedremo cosa inventerà la TR. Anche coach Trisenda va a parlare col tavolo. Cercheremo di capire se sono 3 decimi o 3 secondi, fa tutta la differenza del mondo. Pure 3 anni, 3 mesi, sì, insomma, 3 decimi. Guarda, 3 decimi o vai di alley-oop al volo, non lo so, vediamo se ci sarà ovviamente un supplementare. Il cronometro è a 0, è tornato Giovanni, quindi dovrebbe essere 3 decimi.
lo capiremo anche dalla giocata della DR, secondo me, perché tre secondi arriva la palla a Rajačić per il tiro. No, vediamo. No, è quello che pensavamo noi, sono tre decimi. Adesso è ufficiale, overtime. Niente Giovanni, ti dipende il prossimo traghetto. Sono stato un buon profeta, quindi Emanuele mi porterà a cena questa sera. Saluto a casa, saluto la prole, insomma, farò tardi anche io. 86 pari e gara clamorosamente imprevedibile, un po' come abbiamo detto dall'inizio, e secondo me sarà una serie imprevedibile, però questa gara 1 ha un'importanza diversa. Chiaramente adesso diventa una nuova prova di maturità per la DR, che ha preparato molto bene questa sfida, dovrà provare a ricominciare dalle stesse cose viste durante la gara. Dall'altra parte Dani Baldaro deve fare una statua al centro di Messina, al signor Banin da Pavia, che insomma l'ha recuperata in chiave personale straordinaria, con delle triple clamorose, e va a dimostrare tutta la propria caratura. Sì, cogliamo volentieri l'invito del nostro amico Carmelo Minissale, dice Emanuele invita Giovanni a cena. Carmelo, se sei libero, insomma, siamo un grande abbraccio a Carmelo, speriamo di rincontrarci quanto prima. Siamo qui, siamo alla palestra di Ritiro. Penso che lo rincontrerai, perché dall'altra parte, qualora Basket School passasse il turno con i dovuti scongiuri del caso, le altre squadre ovviamente, che per carità, non vogliamo togliere niente a nessuno. E poi, come dicevi tu Giovanni, questo tipo di gara 1, per chi la vince, dà tutto un sapore particolare al resto della serie comunque. Sì, assolutamente, ha un peso specifico importantissimo. Il pubblico del Castanea alza un coro, Andrea, che è diventato praticamente l'uomo franchigia, come LeBron James per i Los Angeles Lakers. A proposito di giocatori giallo-viola, 5 minuti, Castanea ritorna in scena con Giordano Shakir, Nikola Janić, Trupia e Lobuchov. Banin va a parlottare con il pubblico di casa DR, non conosciamo i contenuti. Dall'altra parte in casa DR, Marco Manisi, Ripepi, Rajačić. Pronta con la Broms e Romeo, e ci siamo. Pronti per la rimessa, altri 5 minuti di extra time. Si riprende con il Castanea in attacco per il primo possesso di questo supplementare, altri 5 minuti pazzeschi. Una delle gare più belle dell'anno sicuramente, se non la più bella, ma di tutto il torneo. La tripla di Lopukov mette subito tre punti importanti, quasi a freddo questi tre punti. Assolutamente, ripeti, questo è un pallone fondamentale per la DR, vedremo cosa sceglieranno i ragazzi di Giovanni Rugolo. Rajačić, c'è un contatto, difende molto forte il Castanea, Rajačić resiste, prova ad andare dentro layup, realizza. Rajačić questa sera è veramente scatenato, 89-88, vuole questa vittoria il giocatore della DR. Assolutamente, MVP della sua squadra, senza ombra di dubbio al momento. Janić, esce Banin per ricevere, Lopukov cambia angolo per il blocco, prova ancora la tripla, non va, ma c'è il tocco di una maglia blu e ci sarà la rimessa per il Castanea. Mi sembra giusta la chiamata. È giustissima, erano in due canotte blu che hanno litigato praticamente tra di loro inconsapevolmente. 89-88 e pallone Castanea. Vedremo se ci riproverà Lopuchov. No, ci prova Giordano Shakir con un tiro veloce, non va. Andrea Ripepi fa buona guardia, apertura per Marco Manici, 3.50 da giocare, attacca Reggio Calabria, Marco Manici, blocco di Colle Bronx, blocca un'altra volta, c'è ancora un contatto, Colle Bronx fa grande attenzione per 4 falli sul bloccone, Rajačić chiede l'isolation, c'è un contatto, il fallo di Giordano fallo, no, il fallo è in attacco, Giovanni, l'ha chiamato a Colle Bronx, a palla lontana. Secondo me aveva commesso già fallo prima e aveva portato un blocco in maniera irregolare, poi ha continuato. Mi sa che è il quinto. Sì, ha continuato a, diciamo, toccarsi con gli avversari. Sì, altra paletta rossa, è la seconda in casa di R. Ritorna in campo Luca Laganà, il capitano, che dovrà provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo. 3 minuti e 35, palla e giallo-viola del Castanea. Adesso le energie cominciano a scemare per tutte e due le squadre.
i muscoli si riempiono di acido lattico, soprattutto dopo una partita di questa intensità. Ancora Çakır, non c'è ancora il raddoppio, arriva adesso, ma Çakır va dall'altro lato, un gancetto un po' corto, si sente la fatica, non era un tiro comunque facile. Janic prova a difendere l'attacco, attenzione alle triple dell'ADR dall'angolo, Rajačić, attenzione, non la mette, Çakır controlla, si riparte con Banin, non cambia il punteggio, 3 minuti alla fine, 8-9, 8-8. È un pallone importante adesso, attacca Castanea, Lobuchov, serve Nikola Janic, 2.51 sul cronometro che scorre inesorabilmente, attacca Banin, sfrutta i blocchi, va fino in fondo, fallo in attacco del numero 3 Lobuchov, fischio speculare a quello di prima, parte invertita. Sì, arriva il fallo del numero 3, del quinto fallo anche per lui, deve pescare dalla panchina. Sì. Forse c'è fallo tecnico alla panchina di R. Non sappiamo perché, cioè perché la, si sia fatta fischio a fallo tecnico, c'era un fallo fischiato al Castanea, non so se volesse ulteriore. Io non vedo due squadre di così gente esasperata, vedo una sommatoria tra falli tecnici e antisportivi, per chi va a leggere il referto. Sembra insomma che ci sia stato sangue tra le due formazioni, tutt'altro, probabilmente un po' troppi di questi fischi. 89-88, adesso vediamo un attimino quanti tiri liberi da un lato e dall'altro ci saranno. Sì, andiamo a vedere, intanto c'è un libero per il Castanea, se ne fa carico il lungo romano Giordano Çakır. Non sbaglia Giordano. 9-0, 8-8, c'è la rimessa per il team ospite. E intanto è entrato Corti nel Castanea al posto di Lopukov che aveva 5 falli. Attacca Marco Manisi, attacco di R. Manisi, la canna prova a liberarsi. Marco Manisi, serve Andrea Ripepi. Backdoor, la va a prendere Rajačić che chiama l'isolation, uno contro tutti, Rajačić, finta doppia finta, ancora una volta, scarta l'avversario, fino in fondo c'è un contatto, non finisca l'arbitro, Rajačić segna anche questo, 90 pari, 90, la paura amici sportivi, la paura di vincere o di perdere, è lunghissima. Partita pazzesca, Corti in palleggio, osserva, poi serve Banin, Banin che vuole l'uscita perché poi passa dietro il blocco, prova secondo me di tabella, ha provato a segnare qui il rimbalzo della DR che ha un'altra occasione in attacco, il pallone del potenziale sorpasso, Banin mette pressione su Manisi, poi dall'altro lato Romeo le sue finte, prova a tirare alzando la parabola e segna Romeo. Ha messo una tripla importante, questo canestro è importantissimo. Che canestro, Federico Romeo alzando la parabola contro la manona avversaria, pronto a stopparlo. 90-92, gioco di prestigio, bomba di Banini in risposta, che fa tempo non va, sporca le sue percentuali, Luca Laganà la prende, poi la rubano, poi si immola da terra, la ruba, grandissima giocata di Luca Laganà, Ripepi fino in fondo, sbaglia clamorosamente, spreca la DR, 1-17, Corti, momenti concitati del match, Andrea Banin, finta la tripla, cerca il passaggio, arriva il fallo di Vladimir Rajačić, non so che fallo è, ma se esce anche Rajačić è durissima per Reggio Calabria. 1:10 da giocare, saranno due tiri liberi per Andrea Banin a caccia del sorpasso, c'è odore anche del secondo overtime. Eh sì, bisognerebbe comunque ora magari, soprattutto per una delle due squadre, andare a cercare magari anche i falli della difesa, perché ormai davvero le energie sono poche. Intanto Banin non sbaglia, il primo libero, ne avrà un altro a disposizione quando mancano 70 secondi esatti alla fine di questo primo tempo supplementare. Parità, tutte e due le formazioni ovviamente si portano il bonus dal quarto quarto. Un time out a testa per i due coach, anche questo è importante in questo finale. In attacco la DR, Giovanni, sempre Rajačić, prova ad andare dentro, c'è un contatto, Çakır, ancora un contatto, difende molto forte Çakır,
ancora un contatto, Rajačić tira, sbaglia, l'arbitro non fischia nulla, si arrabbia tantissimo Rajačić, rischia anche il fallo tecnico, 45 secondi, l'arbitro non fischia più, 45 secondi, 92 pari. C'è da dire che Castanera e DR non è la prima volta che duellano su questi ritmi, basta ricordare la partita dell'anno scorso a Palumaca, chiaramente tutto può succedere, sarò ripetitivo, spero che la partita possa essere decisa da un canestro e non da un fischio, sarebbe la cosa migliore. Sì, c'è anche da dire che comunque Rajačić è andato un po' verso, non proprio verso il canestro, quindi forse anche questo ha indotto l'arbitro a non fischiare, non era probabilmente considerato una fase di attacco al ferro. Intanto Corti in palleggio, servizio per Banin, ovviamente su Rajačić c'è Banin, c'è tutti gli occhi della difesa. Banin ancora con il pallone in mano, il blocco va dall'altro lato, Banin prende il contatto, sbaglia, c'è il tap in di Giordano Shakir a 24 secondi. Giovanni, ultima azione, ce li gustiamo tutti, attacca Marco Manisi, blocco di Lagana, Manisi contro due avversari, passa la palla lì, se lo va a riprendere il playmaker Marco Manisi, va fino in fondo, poi la perde, la recupera Corti che subisce fallo, fallo di Andrea Ripepi e sarà il quinto. 94-92 la gara adesso, a 8 secondi alla fine, sembra totalmente nelle mani del Castanea di Messina. Sì, quinto fallo, esce anche il terzo giocatore della formazione ospite per raggiunto numero di falli, è arrivata la palla persa, ma con Giovanni, con le difese viste questi ultimi due minuti, insomma, io abbiamo visto anche poche palle perse. Sinceramente su questo ultimo possesso avrei avuto la palla a Rajačić tutta la vita, ma probabilmente non era facile neanche da servire, perché ho visto il Castanea, infatti a parole detta da me è ancora più semplice, poi farla arrivare ancora più complessa. Il lunetta, il numero 9 Corti per il Castanea, che ora si ritrova con due tiri liberi pesantissimi, mette il primo, ha comunque adesso una tripla di vantaggio il Castanea, che potrebbe pensare anche di fare fallo, ma insomma non si sa mai che poi questa strategia si può attuare. Corti fa 2 su 2 e diventa il più 4. Adesso obbligatorio il time out della panchina ospite e noi andiamo fino alla fine, Giovanni, senza pause. Entrato nel terzo quarto, Corti si è dimostrato più freddo che mai dalla lunetta in questo frangente. Siamo al 44esimo e abbondante, perché mancano soltanto 8 secondi. L'inerzia è totalmente nelle mani del Castanea. Fondamentalmente servirebbe una bomba per fallo, ma sono sicuro che Dani Baldaro proverà a commettere fallo sistematico sulla DR, chiaramente facendo attenzione al fallo antisportivo, anche perché i due signori di questa sera, che sinceramente non mi sono per nulla piaciuti, hanno il fischio facile, lo possiamo dire. Spero che in questa serie playoff il livello qualitativo si possa alzare, questa probabilmente una delle serie più equilibrate e mi aspettavo qualcosa di meglio. 96-92, 8 secondi e vedremo cosa si inventeranno i ragazzi bianco-blu di Giovanni Luro, che comunque vada usciranno a testa altissima dal rettangolo di gioco. Dall'altra parte tiri pesantissimi di Corti, ma qualora, ancora time out nel frattempo chiamato questa volta da Dani Baldaro, stavo dicendo, qualora arrivasse il successo Castanea, che a questo punto la sfida appare veramente vicinissimo, Andrea Banin è a mani bassissime, nonostante le cifre di Giordano Shakir immense, l'MVP di questa gara. Assolutamente. Piccola nota tecnica, nel supplementare Giovanni i coach hanno un solo time out a testa. Coach Baldaro ovviamente pensa che non gli servirà per un altro tiro, preferisce magari spendere un altro minuto per cercare di definire al meglio la situazione in difesa, ovviamente. È una scelta, 8 secondi soltanto, prova a ritornare in campo adesso. La sfida, Banin va a chiamare a raccolta i suoi compagni per l'urlo, prima di rientrare prova a caricare il pubblico. La DR sceglie Surfaro, Romeo, Lagana, Rajačić e Manisi.
rimessa in zona offensiva per i bianco-blu dall'altra parte. Dani Baldaro schiera, Corpi, Janic, Banin, Shakir e Nello Tupia. Alla battuta Marco Manisi. Infatti sembra strano, Giovanni, la rimessa ovviamente deve essere effettuata dal nostro lato, dal lato delle tribune. Attenzione a non commettere fallo prima della rimessa, ovviamente ripete il gesto anche l'arbitro per richiamare. Corti, uno prova a saltare per infastidire Manisi, bello il passaggio, ma Giovanni le gambe non ci sono più a questo sì. Assolutamente, e Marco Manisi ovviamente è stato uno dei ragazzi che ha speso di più in termini qualitativi e quantitativi. Mancano soltanto 3 secondi. Occhio comunque. Probabilmente sarà festa Cassanea, vediamo cosa succede. Occhio comunque alla rimessa, Banin scappa a tutta velocità, tutta birra. Non c'è il fallo, non c'è il canestro, ma può festeggiare la vittoria Banin del 9-6, 9-2 finale, gara strepitosa qui alla palestra comunale di ritiro. E questi sono i playoff. C'è poco da dire. Una partita incredibile, una partita che va a disegnare quello che può ancora scrivere questa serie. Bellissimo l'apporto del pubblico da un lato e dall'altro. Andrea Banin, re della serata, la Tierra non ha mai mollato con un Rajačić straordinario. È chiaro che l'ADR da questa sconfitta potrà provare a rialzarsi successivamente. Bello l'abbraccio tra Andrea Banin e Antonio Osmorto. Purtroppo, mi duole dirlo, non mi è piaciuto l'arbitraggio, assolutamente. Adesso arriva anche qualche protesta da parte dei giocatori dell'ADR, che chiaramente rischiano anche eventuali sanzioni. E adesso ci sarà l'applauso e l'abbraccio del pubblico reciprocamente. È chiaro che Castanea può fare festa tra le mura amiche, anche perché realizza un 1-0 importantissimo. Complimenti a Corti, freddissimo nella fase cruciale del match. MVP straordinario Andrea Banin, grande gara per Shakir e per Lobuchov. Dall'altra parte, bella gara per Rajačić, trascinatore indiscusso. Prima parte di gara veramente indistruttibile per Marco Manisi. Sì, assolutamente, andiamo a dare una lettura ai tabellini finali. Andrea Banin 30 punti in campo, 49 minuti, 2 punti per Tupia, 12 per Lobkov, 34 per Shakir, sta giocando una partita pazzesca anche lui. Adriano Corti fare 34 non essere l'MVP, assolutamente 3 punti diciamo per Corti e Hofstederis, 8 per Janic e 4 per De Leon, mentre per l'ADR 25 per Manisi, 3 per Ripepi, 7 per Romeo, 12 per Pandolfi, 13 per Rajačić, sembrava aver segnato i 30 onestamente, 11 per Collier Broms, 1 per Laganai, 10 per Smorto. Una gara pazzesca, Giovanni. Una... Oh, bellissima, bellissima, ci ha veramente divertiti. E sinceramente io andrei a firmare per una gara 2 così bella e così intensa. Anzi, i coach no, i coach no, Giovanni. I coach sicuramente no, anche perché negli ultimi 5 minuti ho visto realmente tanta stanchezza. Assolutamente, una gara bellissima, poteva finire con la vittoria tranquillamente dell'ADR, che avrebbe fatto il colpaccio per poi giocarsi, giocano mercoledì, giusto? Okay. Alle 20:30 al Palo Magadire gioca. Lo ricordiamo a tutte le amiche e gli amici che ovviamente vorranno seguire questa partita. Insomma, avete visto che spettacolo che hanno dato in campo queste due formazioni e si meritano ovviamente una giusta cornice di pubblico. Si riparte dall'1-0 alla fine. Quello che rimane poi nel computo, non importa come è stata la gara, potrebbe essere una vittoria di 30 punti, una vittoria come è stata dopo un supplementare, siamo 1-0, si riazzera tutto mercoledì, ovviamente la DR proverà a ritornare qui alla palestra di ritiro per gara 3, ovviamente Castanea vorrebbe chiudere subito la serie, ma questo è il buongiorno, mi sa che sarà durissima mercoledì. Assolutamente, io ti ringrazio Emanuele per la grandissima ospitalità, è stato un piacere ritrovarti. Ho solo 15 anni, penso che possiamo una ventina, insomma sì. Ci siamo fatti vecchietti anche noi, è bellissimo l'abbraccio nel frattempo tra Daniele Sacca e Ciro Delise, insomma.
Acefalù, per chi ci sta guardando, forse andrà a battere il cuore fortemente per i grandi ricordi. Assolutamente, assolutamente, ovviamente ci fa piacere commentare il basket perché mette assieme tutte queste città con la passione per la Valle a Spicchi. È stata davvero una bellissima partita, una bellissima serata. Io ringrazio l'amico e collega, lo ribadisco, Giovanni Mafrici, per avermi fatto compagnia in questa telecronaca. Ringrazio il Castanea per aver scelto la telecamera di Sport Me per la produzione di questo evento per la palestra comunale di Ritiro. È davvero tutto. Emanuele Francio e Giovanni Mafrici vi salutano, ovviamente vi danno appuntamento su Reggio Canestro, per gara sulla pagina della Viera, ovviamente, e anche sulla pagina del Castaneo, ovviamente. Ah, chiaramente, ormai siamo in sinergia. E un grande abbraccio a tutti, grazie Emanuele, alla prossima, arrivederci, buona serata e alle prossime partite.